Grazie, grazie. Grazie. Scusate, si può cominciare? Perché con me sono quasi le 7. Io ho mollato i lavori per correre a casa. Adesso 5 minuti, 10 è un conto, qui siamo a 20. Ci sono problemi tecnici o c'è qualche problema di personale e quindi andiamo tutti a farci le nostre cose? Si può sapere qualcosa, per favore? Io sono collegato e tengo spento perché intanto faccio dell'altro. No, no, ma non ce l'ho, consigliere, con lei. Sto cercando di capire quando è che comincia questo consiglio che era convocato alle 6:30. Adesso ribadisco, i 5-10 minuti ci stanno, siamo a 20. Comunque siamo già in diretta web e in diretta YouTube, quindi tutti vi dovrebbero essere collegati, teoricamente è cominciato. Lei non so se stai parlando con noi, ma è spento il microfono.
Altri 5 minuti. Riusciamo almeno per rispetto a sapere il motivo perché non cominciamo, per piacere? Perché lì chiacchierate, ma qui non sappiamo nulla chi è a casa. Presidente, non si è sentito nulla perché aveva il microfono spento. Mi sente? Adesso sì. Ok, no, le stavo dicendo che qua non c'entra il rispetto. C'è un problema tecnico che stanno cercando di risolvere perché il segretario non ci sente. Ah, io veramente il segretario non l'ho visto parlare e quindi non ha detto almeno, non si è visto dire non sento cosa dite. Non lo so, a me dà l'idea che non partite perché non avete il numero legale se usciamo. La butto lì, Però mi Io sembra un po' una presa in butto giro. lì che la prossima volta che vieni in commissione 2 non hai la parola, non ti faccio parlare, così fai dei bagni intanto invece che venire in commissione. Va benissimo, No, no, Presidente della Commissione consigliere 2. Rota, per favore, Questa non è male, non è male. manteniamo stare che c'è gente Complimenti la per la calma. democrazia, Complimenti per la democrazia. Per favore, manteniamo tutti la calma. I presenti qui in aula hanno potuto vedere che il segretario è collegato, ma non ci sente, quindi hanno potuto riscontrare la cosa. Quindi più trasparente di così, non saprei come fare. No, adesso che me l'ha detto posso anche capire, ma sono 24 minuti che siamo collegati a non sapere cosa succede. Ribadisco, i 5-10 minuti ci stanno. Tutte le volte che si hanno dei problemi, e guarda caso quando mancano i consiglieri di maggioranza, qualche dubbio viene. Il segretario vi sente, ragazzi? Prova a attivare il microfono, Luigi. Sì, ora vi sento. Sì. Sì, mi sentite? Bene. Mi Sì, noi la sentite? sentiamo. Sì, Sì. sì, Allora possiamo procedere con l'appello. sì. Sì, benissimo, sì. Chiedo scusa, ma Grazie. prima non vi sentivo, ma ora vi sento. Bene. Grazie, Presidente. Allora, Massari, Presente. Tedeschi, Presente. Dotti, Presente. Marsetti, Presente. Busani, Sta arrivando. Sartori, Arriva più tardi. assente, Spelgatti, Sente. assente, Rota, Presente. Rastelli. Rastelli. Assente. Toscani. Assente. Gallicani. Presente. Scarabelli. Presente. Uni. Presente. Parri. Presente. Cabassa. Presente. Commerci, Pollastri, Presente. dodici presenti, c'è il numero legale, la seduta può essere dichiarata aperta. Prego, Presidente.
Chiedo scusa, Presidente, sì. Sono Rastelli, semplicemente non funzionava il microfono, grazie. Perfetto. Ok, Rastelli, allora presente, sono 13 presenti e 5 e 4 assenti. Prego, Presidente. Sì, grazie. Consigliere Uni, dica. Volevo avvisare che ecco, io, Luca Pollastri, Comerzi e anche voi, Parri e Scarabelli usciamo dal Consiglio perché la maggioranza che ha scelto la data non ha di fatto confermato il numero legale. Grazie. Anch'io mi associo. Scusami Cabassa, non ti vedevo qua per questo. A questo punto dichiaro sospesa la seduta. A me sinceramente
Facciamo l'appello, Presidente. Mi sentite? Sì, sì, Carlo, ti sentiamo. Chiedo scusa a tutti, ma con il lavoro che faccio, fino alle 8 devo essere reperibile, ho avuto un'urgenza. Facciamo l'appello e ricominciamo, dai, così hanno finito di fare la sceneggiata. Ringrazio anche la minoranza per la comprensione. Comanda Zeri. Cosa dite? Facciamo l'appello, cominciamo e ci diamo tutti una tranquillizzata. Grazie. Segretario, chiedo, possiamo riprendere? Rifacciamo l'appello? Sì, sì, se si ritiene che ci sia il numero legale si può rifare l'appello, perché visto il regolamento, ecco, si può riprendere. Ok. Quindi sono le 19.05, riprendiamo la seduta. Prego, segretario, per l'appello. Sì, bene. Massari. Presente. Tedeschi. Presente. Dotti. Presente. Narseti. Presente. Busani. Sartori. Spelgatti. Non c'è. Rota. Presente. Rastelli. Presente. Toscani. Presente. Gallicani. Presente. Allora, Scarabelli. Uni. Parri. Cabassa. Comerci. Pollastri. Presenti 8. C'è il numero legale, la seduta può essere dichiarata aperta. Vi invito, se potete, di avvisare i consiglieri di minoranza che nel frattempo la seduta sta riprendendo. Bene. Allora, un attimo che sta rientrando la minoranza. Un attimo solo. Quindi comunico al segretario che sono presenti anche il consigliere Scarabelli e la consigliera Parri. Anch'io. Anche il consigliere Cabassa. Ok. Bene, allora prendo nota, c'è consigliera Parri e Cabassa sono presenti? Parri. E anche consigliere Scarabelli. Parri, Scarabelli e Cabassa? Eh sì, sì, ecco, lo vedo, ok, va bene. Quindi no, no, grazie. 8 e 3, 11. Prego, Presidente, la seduta può essere dichiarata aperta. Sì. Grazie segretario. Allora, eravamo al primo punto, che è comunicazioni del Presidente del Consiglio. Io non ho comunicazioni, quindi passerei al secondo punto, che è comunicazioni del Sindaco e della Giunta. Chiedo se ci sono comunicazioni. Sì, io credo, Presidente, che insomma tutti insieme dovremmo esprimere un messaggio di vicinanza anche istituzionale, non solo personale come abbiamo fatto nei giorni scorsi, al lutto che ha colpito la nostra Presidente del Consiglio. Sicuramente sarebbe stato molto meglio non vedere la scenetta di poco fa, che non credo sia stata da questo punto di vista molto rispettosa. Chiedo scusa, visto che sono stato prima a parlare prima, allora non è neanche rispettoso cominciare alle 6:30 e andare alle 6:30. Allora, non è previsto nessun altro intervento, una comunicazione. Le comunicazioni del Sindaco, per favore, consigliere Cabassa. Allora, ringrazio il Sindaco Massara, avevo già espresso
le condoglianze da parte del Consiglio in apertura. Ringrazio il Sindaco per aver ribadito la cosa. E direi di passare al punto 3, che è interrogazioni e interpellanze. Presidente, posso parlare? Presidente, un attimo. Un attimo solo. Un attimo, consigliere Toscani, per favore. Comunico che siete rientrati. Ok, comunico al segretario che sono rientrati in aula anche il consigliere Comerci e il consigliere Uni. Grazie presidente, ho preso nota. Ok. Quindi io qui ho un'interpellanza di Andrea Scarabelli del gruppo Uniti per Fidenza, quindi darei la parola al consigliere Scarabelli. Presidente, scusi, okay, posso parlare? Perché sono stato tirato in causa, no? Come mancanza di rispetto verso il consiglio. Facendo il medico e dovendo essere reperibile fino alle 20, se per condizioni diciamo improvvise come la malattia di un consigliere e un grave lutto che ha colpito la Rita Sartori, devo fare ho un'urgenza, sono obbligato diciamo in un quarto d'ora a gestire questo tipo di urgenza. Non mi sembra corretto far mancare il numero legale in questo modo. Volevo dire soltanto questo. Va bene, consigliere. No, risponde. Toscani, allora. Esatto. Nessuno ce l'ha con Toscani, scusate. Date un attimo, per favore. Per favore, allora, per fatto personale, faccio intervenire la consigliera Pare, poi vi prego però davvero di andare oltre, perché altrimenti ci impantaniamo e non... Scusate, sì, non ho fatto personale. Questione di rispetto, Andrea, giusto per chiarire, questione di rispetto, la data è stata scelta da voi, perché appunto era l'unica data in cui la maggioranza poteva garantire il numero legale all'orario di apertura. Questa cosa non è avvenuta, ci possono essere mille casistiche, ma la questione è che se la reperibilità è fino alle 8, come è sempre la sua, giustamente per il lavoro, si può iniziare alle 8 perché non è garantito il numero legale. Però questa cosa non può essere vista come mancanza di rispetto nostra, perché siamo noi che portiamo avanti il Consiglio Comunale, tra l'altro un Consiglio Comunale con delle cose abbastanza importanti da votare. Quindi si poteva scegliere benissimo un'altra data se non c'erano le disponibilità. Per cui mancanza di rispetto direi proprio che non c'è, perché altrimenti avremmo iniziato non si sa che ora, avremmo fatto gestire il Consiglio Comunale con voi e non si sa se l'avreste portato a termine. Quindi secondo me possiamo evitare questa cosa, andare avanti. Dai, andiamo avanti. Ok, adesso che sia maggioranza si sono espressi sull'accaduto, io direi di procedere e quindi le do la parola al consigliere. Grazie mille, presidente. Interpellanze, egregio sindaco e egregio assessore alla viabilità. Con la presente desideriamo rivolgere un'interpellanza comunale a risposta scritta al fine di ottenere chiarezza e informazioni dettagliate in merito all'efficacia dei dispositivi Velox installati nella nostra comunità, in particolare il Velox sito in via De Vighi nella primavera dello scorso anno. L'obiettivo principale di questa richiesta è quello di valutare l'impatto di tali dispositivi sulla sicurezza stradale e sulla loro effettiva capacità di ridurre il numero di incidenti. A tale scopo chiediamo di fornire i seguenti dati. Il numero di incidenti stradali verificatisi nelle strade interessate dai Velox negli anni precedenti all'installazione di questi dispositivi e negli anni successivi, con particolare attenzione alla tratta in cui è posizionato il Velox di Via De Vighi. I dettagli relativi alle conseguenze degli incidenti stradali, incluso il numero di feriti e la loro gravità nei medesimi periodi temporali, il numero complessivo di sanzioni elevate ai conducenti in virtù delle infrazioni rilevate dai Velox, con la media delle velocità sanzionate e l'importo delle sanzioni comminate. Chiediamo inoltre di suddividere queste informazioni per il mese. Inoltre vorremmo conoscere la vostra valutazione in merito alla scelta di installare tali dispositivi e se ritenete che l'importo totale delle sanzioni inflitte ai cittadini sia giustificato in relazione alla sicurezza ottenuta. È importante sottolineare che abbiamo ricevuto segnalazioni di insoddisfazione da parte di numerosi cittadini riguardo questa questione e l'opinione pubblica sembra essere negativamente influenzata da queste misure. Confidiamo che la fornitura di queste informazioni possa contribuire a una valutazione obiettiva
dell'efficacia del Velox e un dibattito informato sulla sicurezza stradale nel nostro comune. Inoltre speriamo che possiate fornire una risposta completa e tempestiva a questa interpellanza. Grazie. Grazie a lei, consigliere Scarabelli. Intanto in tutto questo dibattito non ho detto l'orario in cui abbiamo iniziato l'ora delle interrogazioni, erano le 19:10, e così lo dico adesso, e do la parola all'assessore Malvisi per la risposta. Sì, la decisione di installare 5 nuove apparecchiature è stata motivata dalla necessità di aumentare la sicurezza stradale in tratti stradali caratterizzati dall'annoso problema di eccessiva velocità dei veicoli in transito. Decisione presa anche con il concorso dei cittadini, delle frazioni o vie interessate che hanno accolto positivamente la collocazione dei dispositivi bidirezionali denominati Aguia Red Hand Speed, atte alla rilevazione delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità in postazione fissa o presidiata dalla pattuglia. Si ricorda che il Comune di Fidenza ha avviato la procedura per l'approvazione dei tratti stradali interessati con apposita richiesta alla Prefettura di Parma, che con proprio decreto prefettizio ha autorizzato l'installazione delle apparecchiature e, dove possibile, l'accertamento automatico delle violazioni senza la presenza dell'operatore di polizia stradale. Il parere dell'autorità è stato comunicato mediante apposito decreto, protocollo numero 22588 del 6 aprile 2022, che autorizzava l'impiego dei dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni in materia di velocità, senza l'intervento chiaramente degli operatori e con legittima contestazione differita delle stesse in via Torino da Vigni in località San Faustino. Nelle restanti postazioni gli accertamenti vengono effettuati con la presenza della pattuglia a rotazione sulla base di una pianificazione di controlli operata dal servizio di polizia locale, così come disposto dalla norma. Ma per venire alla richiesta contenuta nella presente interpellanza, siamo convinti di aver modificato in meglio e in misura significativa i comportamenti di chi percorre le nostre strade, aumentando anche la sensibilità in materia di cittadini che, difatti, oggi ci scrivono per affrontare il tema dell'eccessiva velocità addirittura nelle zone dove vige il limite dei 30 km orari. Va detto in premessa che i dati di sinistrosità, così come altri dati richiesti in questa interpellanza, sono già stati forniti in riscontro a precedenti interrogazioni di consigliere, come si può vedere dagli allegati a questo riscontro. Il servizio di PL, polizia locale, inteso, ha elaborato ulteriori dati aggiornati che costituiscono un nuovo allegato a questa nota di riscontro. Il dato relativo all'andamento degli incidenti successivi all'installazione di dispositivi è positivo, il che testimonia di per sé l'efficacia degli stessi. Si segnala in questo contesto altrimenti positivo il dato di Chiusa Ferranda, dove abbiamo accertato il numero 2 sinistri con feriti. Si precisa che i dati di sinistrosità sono riferiti unicamente ai rilievi effettuati dalla polizia locale e ovviamente non includono rilevazioni di altre forze di polizia. Anche analizzando e comparando il dato sulla velocità per l'anno 2022, da maggio a settembre, con il corrispondente dell'anno in corso, si nota come siano diminuiti i piccoli di velocità e la stessa velocità media dei transiti, per non parlare del dato relativo alle sanzioni accertate che si è ridotto in maniera significativa. Parliamo ovviamente di tutti, è un rilevamento complessivo su tutti gli autovelox installati. Una testimonianza ulteriore dell'efficacia dello strumento come deterrente a comportamenti scorretti. Ma credo che sia sufficiente circolare per le nostre strade e verificare come la velocità dei veicoli nelle strade presidiate dai dispositivi sia diminuita sensibilmente. Sul tema degli introiti derivanti dalle sanzioni accertate c'è da considerare preliminarmente che le sanzioni amministrative previste dalla norma nazionale prevede il pagamento di una somma di denaro direttamente proporzionale al tipo di violazione commessa. Di conseguenza la somma è aumentata all'aumentare del superamento del limite di velocità stabilito per quel tratto di strada. Mi sia consentita una notazione. L'amministrazione comunale riceve continui solleciti all'adozione di meccanismi analoghi ai velox su strade tanto interne quanto esterne al centro abitato. E invece di considerare queste richieste di maggiore sicurezza, hanno preso, diciamo così, si dà valore esclusivamente a quelli che hanno dato la multa, hanno preso le multe e sono stati sanzionati. In un periodo caratterizzato tra l'altro da un bilancio importante e oneroso per le strade italiane, sempre a causa della velocità e dell'eccessiva velocità, con incidenti e situazioni veramente
complicate. Vi faccio un esempio, questo lo aggiungo, sul fatto che è un continuo richiederli anche, ad esempio, su via Trento, su via Caduti Cefalonia, che tra l'altro è stata testimone purtroppo quest'estate anche di una situazione abbastanza drammatica, via Togliatti. Insomma, gli esempi di situazioni dove i cittadini insistono sul fatto, sulla necessità di riportare questo strumento anche in altre, e così anche per le frazioni, adesso non sto qui a elencare, però credo che, come sentiamo sì le voci di quelli sanzionati, sentiamo anche però, diciamo così, molto spesso il grido d'allarme di tanti cittadini che lo riscontrano in prossimità delle situazioni dove sono coinvolte eccessiva velocità o comunque comportamenti maldestri. Grazie assessore, do la parola al consigliere Scarabelli per dichiararsi soddisfatto. No, l'interpellanza, quindi posso commentare. Ah, nel senso. Assessore, non ho i dati, quindi quelli che come allegato, quindi non posso avere un riscontro su quello che mi ha detto. Io le volevo fare solo una domanda molto semplice. Gli incidenti sono diminuiti o sono aumentati nella zona di Via Davighi? Io ad oggi ho, non ci siano, io ho dei dati, riferimenti che non ho, diciamo così, elementi di, in cui ci siano stati sinistri particolari, insomma, in questo periodo. Sì, ma la mia domanda dell'interpellanza è: sono aumentati o sono diminuiti in via Davighi? Dopo aver messo il Velox. Non ho chiesto il dato, non ho chiesto di verificare questo dato. Cioè, dopo, vabbè, adesso, visto che mi aspetto una risposta scritta, che questo dato sia presente, nel senso, perché la mia interpellanza non era sapere se con queste sanzioni c'è stato effettivamente una diminuzione dei sinistri, perché se partiamo da un dato che è zero, vuol dire che la strada era già sicura anche senza Velox. Ecco, questo era il motivo della mia interpellanza, quindi la trovo incompleta come risposta, ecco. Quindi però aspetto di avere poi il dato scritto con tutti i riferimenti, ecco. Sì, do un attimo la parola al consigliere Uni, che voleva far presente una cosa. Niente, io volevo segnalare che sì, questa interpellanza non c'è pervenuta. Davo una mano al collega Scarabelli per dire che già per ottenere i Velox di via Monsignor Davighi hanno utilizzato gli incidenti che vanno dall'incrocio di Rimale Fornio al Cavalcavia. Quindi con il lato esterno il comandante dei vigili urbani ha segnato 6 o 7 incidenti che erano successi nel tratto esterno all'abitato. Infatti ha indicato che c'era la velocità 90 orari ed ha chiesto in un tratto con 0 incidenti, così anche Malvisi lo sa, 0, ripeto, ha ottenuto di dar via oltre 65.000 multe perché è pericoloso e anche a me non risulta che ci siano incidenti, ecco, avvenuti nell'ultimo anno e mezzo. Oggi poi sappiamo che esattamente dal 24 di settembre hanno prorogato fino al 24 novembre, cioè esattamente 6 mesi prima di quando ci saranno le elezioni comunali, hanno prorogato l'affitto, quindi anche per tutto il periodo di San Donnino chi viene dai comuni limitrofi e i fidentini dovranno sottostare la gabella della tassa d'ingresso a Fidenza. Grazie. Grazie consigliere Uni. Allora passiamo. L'ha già detto anche lui. Sì, ha già segnalato Uni il fatto che non abbiate ricevuto l'interpellanza e anche la prossima interrogazione. Allora procediamo con interrogazione a risposta scritta presentata da Andrea Scarabelli, sempre per il gruppo Uniti per Fidenza. Sì. Prego, consigliere. Che ad oggi non ho ancora ricevuto la risposta scritta, mi arriverà. Spero a breve. Egregio Sindaco, egregio Assessore alla Sicurezza,
Con la presente desideriamo sollevare alcune questioni in merito alla crescente preoccupazione dei cittadini di Fidenza riguardo a furti di biciclette, monopattini elettrici e biciclette elettriche. In particolare ci premo tenere chiarezza sui diversi aspetti relativi alla sicurezza e alla prevenzione di tali reati. Aumento dei furti e delle segnalazioni. È evidente che negli ultimi tempi vi è stato un significativo aumento delle segnalazioni dei cittadini riguardo ai furti di mezzi di piccola mobilità. Tuttavia vorremmo conoscere i dati ufficiali riguardo al numero di denunce effettivamente presentate presso le autorità competenti e se tali denunce sono in aumento in proporzione alle segnalazioni sui social media e alle segnalazioni dirette da parte dei cittadini. Punto 2. Telecamere di sicurezza. Il Comune di Fidenza ha più volte comunicato l'installazione di telecamere di sicurezza in varie zone della città. Vorremmo essere informati sul numero totale di queste telecamere installate, quanti di esse sono effettivamente in funzione e quali sono le modalità di utilizzo delle stesse. È stato portato all'attenzione del Comune che alcuni cittadini sostengono che i furti subiti sono avvenuti nelle vicinanze di alcune di queste telecamere, spesso con specifiche indicazioni sull'orario dei reati. Chiediamo dunque ulteriori dettagli su questo aspetto. Punto 3. Misure per affrontare il problema. Alla luce degli avvenimenti recenti è fondamentale comprendere quali azioni intenta prendere il Comune di Fidenza per affrontare il problema dei furti di biciclette e monopattini elettrici. Vorremmo conoscere le iniziative e le strategie che verranno adottate per prevenire tali reati e migliorare la sicurezza dei cittadini. Punto 4. Collaborazione con le forze dell'ordine. Chiediamo inoltre se il Comune ha instaurato un dialogo costante con le forze dell'ordine locale al fine di valutare l'efficacia delle attuali misure di sicurezza, comprese le telecamere, e se queste ultime sono considerate sufficienti dalle stesse forze dell'ordine. Nel caso in cui le forze dell'ordine richiedessero ulteriori strumenti o risorse, vorremmo essere informati in merito a tali richieste. Ci preme sottolineare che questi furti stanno causando notevoli disagi ai nostri concittadini, i quali esprimono crescente preoccupazione per la loro sicurezza e quella dei loro beni. Chiediamo pertanto che queste questioni vengano affrontate con la massima urgenza e che venga data evidenza delle misure adottate per migliorare la sicurezza della nostra città. Grazie consigliere Scarabelli, do la parola all'assessore Malvisi per la risposta. Con riferimento all'interrogazione, al punto 1 facciamo rilevare che nel corso del 2023 non vi sono state fatte denunce presentate presso il servizio di polizia locale di furti di mezzi di piccola mobilità. Va precisato che ordinariamente le denunce vengono presentate alla stazione locale dei carabinieri. Le stesse vengono poi inoltrate alla Procura della Repubblica e il dato è processato per un rilevamento ai fini della determinazione dell'andamento complessivo dalla Prefettura di Parma. Tali dati quindi non sono disponibili per una loro divulgazione. Tra la Polizia Locale e l'Arma dei Carabinieri è quotidiano l'interscambio informativo tra le rispettive centrali operative e la razionalizzazione degli interventi nei rispettivi ambiti di competenza. Sono state ad esempio 215 le richieste di interventi pervenute da inizio anno al comando della Polizia Locale da parte dei Carabinieri. Sono state 49 da inizio anno da parte della Polizia Locale le segnalazioni per alimentare la banca delle dati SD che contiene le informazioni acquisite dalle forze di polizia. È giusto così come dato, da inizio anno, quindi al 31 agosto, al comando della Polizia Locale complessivamente si sommano 4.531 chiamate, questo come dato di riferimento, no, tanto per comunque circostanziare comunque l'importanza come punto di riferimento per la cittadinanza della Polizia Locale. Chiaramente queste chiamate sono dalle informazioni, richieste intervento, a consulenze e così via, quindi comunque è un dato insomma interessante che nel giro di 8 mesi è un numero rilevante, ecco, insomma, da questo punto di vista. Sono state 44 le richieste di acquisizione dell'immagine al sistema di videosorveglianza cittadino per attività di indagine, ad un numero indefinito quelle relative al sistema OCR di lettura targhe da parte della Polizia di Stato e chiaramente anche dall'Arma dei Carabinieri. Quindi c'è una buona interazione da questo punto di vista e positiva collaborazione a fronte delle richieste che vengono effettuate ed utilizzo di questi strumenti. Ciclicamente, sulla base delle criticità presenti, vengono programmati dai rispettivi comandanti e realizzati servizi in collaborazione, come avete avuto occasione di vedere. Proprio in questi giorni si stava svolgendo un servizio specifico in orario serale
per il contrasto alle potenziali situazioni di criticità in ambito urbano, e lo stesso anche in previsione della festa del patrono, verrà ovviamente ulteriormente potenziato. Relativamente agli altri punti di interrogazione, l'attuale sistema di videosorveglianza è composto da numero 29 telecamere OCR per la lettura targhe, quindi, e numero 55 telecamere di contesto collegate alla centrale operativa della Polizia Locale e ovviamente regolarmente funzionanti. Nel caso in cui il furto avvenga in zona videosorvegliata, copie delle immagini vengono consegnate al personale carabiniere al quale è stata indirizzata la relativa denuncia da parte della vittima, quindi carabiniere, polizia di Stato, Polfer, dipende dove è stata depositata la denuncia. Le immagini per disposizione ovviamente di legge dopo 7 giorni vengono cancellate dal sistema. Il Comune di Fidenza ha in corso una procedura di project financing per l'installazione di ulteriori telecamere e la gestione complessiva del servizio di videosorveglianza, potenziando fortemente il numero di zone controllate. E a tal riguardo, giusto come nota indicativa, questo project prevede l'installazione complessiva di 76 telecamere, di cui 46 di contesto e 39 OCR, quindi 76 che si vanno ad aggiungere a quelle esistenti. Si conferma quindi come la collaborazione con le altre forze di polizia è sistematica e costante, anche per quanto attiene gli episodi di furti di biciclette e monopattini elettrici. Grazie, Assessore. Prego, Consigliere Scarabelli. Sì, non ho ricevuto la risposta che avevo chiesto, quindi non mi ritengo soddisfatto. Ok, intanto vorrei segnalare al segretario che è rientrato anche il consigliere Pollastri. Grazie Presidente, ho già preso nota, grazie. Perfetto, molto bene. Allora, dato che le interrogazioni sono finite, passiamo al punto 4, che è mozione protocollo numero 51.658 del 2023, del 19/9/2023, avente ad oggetto mozione comunale per l'installazione di un semaforo intelligente presso il sottopasso della stazione, presentata dal capogruppo Andrea Scarabelli. Prego, consigliere. Sì, grazie Presidente. Il Consiglio per il Consiglio Comunale di Fidenza, considerando la necessità di ottimizzare il flusso del traffico veicolare nel centro urbano di Fidenza, in particolare nelle zone adiacenti al sottopasso della stazione, al fine di migliorare la circolazione stradale e ridurre il congestionamento del traffico, il Comune sta lavorando alla realizzazione del secondo tunnel di via Mascagni, il quale contribuirà a mitigare il problema della congestione del traffico. Tuttavia, in attesa del completamento di quest'opera, che comunque saranno necessari anni, è fondamentale adottare misure che possano ottimizzare il flusso veicolare nella zona, che durante le ore di punta, soprattutto al mattino alle 8 e nel pomeriggio, si verificano lunghe code del veicolo che si estendono fino alle poste e allo stabilimento Giotti, causando disagi significativi ai residenti e agli automobilisti. L'importanza di considerare l'aspetto ambientale e la riduzione dell'impatto causato dai veicoli fermi e semafori è che l'installazione di un semaforo intelligente presso il sottopasso della stazione, con la capacità di gestire i flussi e gli orari, potrebbe contribuire a mitigare il problema sopracitare e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Impegna il Comune di Fidenza a, adesso la leggo quella originale che poi dopo faremo la modifica come abbiamo parlato in commissione, di avviare un progetto per l'installazione di un semaforo intelligente presso il sottopasso della stazione con la capacità di gestire i flussi stradali in modo dinamico soprattutto in base agli orari di punta. Punto 2, di collaborare con le autorità competenti per l'approvazione e l'implementazione del progetto, compresi gli studi di fattibilità e valutazioni ambientali necessarie, e monitorare attentamente l'efficacia del semaforo intelligente una volta installato, al fine di apportare eventuali miglioramenti e regolazioni per massimizzare i benefici nella comunità e minimizzare gli eventuali disagi. Questo è quello che era il testo originale. Poi durante la commissione abbiamo valutato di modificare il testo del punto 1 in avviare un progetto per l'installazione di un semaforo intelligente, di avviare un progetto per fare la valutazione di alcune versioni di semafori intelligenti presso il sottopasso della stazione, e il Comune si impegna a fornire un progetto entro 90 giorni. Questa era la proposta, diciamo, dell'emendamento della mozione.
Ok, grazie consigliere Scarabelli. Intanto scusate, approfitto per dire al segretario che è entrata la consigliera Federica Busani. Grazie Presidente. Grazie a lei. E do la parola al consigliere Rastelli. Segretario, io mi stacco un attimo per venire in municipio. Bene. Posso? Prego, consigliere Rastelli. Posso, grazie. Sì, ecco, mi riallaccio a quanto ha enunciato il consigliere Scarabelli, che è il proponente di questa mozione. Ovviamente il tema è di una sensibilità diffusa, perché tutti siamo fruitori di quel passaggio e tutti, come dire, cadiamo nelle difficoltà di quel passaggio. Abbiamo appunto discusso in commissione di mettere, di chiarire un aspetto, ovvero questa installazione può essere assolutamente buona e valida previa valutazione tecnica ed economica dell'investimento, nel senso valutazione tecnica, ovvero vedere quali sono le alternative sul mercato, ed economica anche vedere quanti quattrini bisogna spendere, perché poi quello serve, perché bisogna metterlo nelle spese, nelle previsioni. Ecco, quindi consigliere Scarabelli, non so come vogliamo scriverla questa cosa. Io avevo proposto una cosa molto, tra virgolette, anche banale: lasciare il suo testo e mettere semplicemente alla fine previa valutazione tecnica ed economica dell'intervento, proprio per minimamente toccare, ecco, tutto lì. Poi dopo, insomma, il senso l'abbiamo capito. E dentro 90 giorni? No, giustamente abbiamo anche detto che la valutazione tecnica ed economica deve avere un tempo limite, assolutamente, e si è concordato anche col dirigente, che si vuole poi intervenire, immagino, di limitarlo a 90 giorni, perché insomma, poi a ampio raggio poi abbiamo la possibilità forse di non dover più usare semafori lì, perché in meno di 600 giorni ci dovrebbe essere un sottopasso lì, però quantomeno questo studio dobbiamo farlo entro i 90 giorni, giustamente. Prego, consigliere Uni. Grazie Presidente. Allora, va bene il discorso della modifica leggera, però quella dei costi per me è un costo invece che i fidentini debbano perdere tempo, consumare, inquinare l'aria, tutto, perché se hai sotto i 150.000 euro, mi insegna anche il collega di maggioranza, hanno sempre deciso d'ufficio con delle determine. Quindi non credo che a mettere per fare un semaforo intelligente, mettere delle scatole con la regolazione costi quelle cifre. Pertanto non mettiamo sempre davanti, come è capitato anche per il protocollo informatico, di essere collegati, ecco, i costi, perché è una foglia di fico, ecco. Grazie consigliere Uni. Vedo che vuole intervenire il consigliere Cabassa, prego. Grazie. Sì, come ho detto anche in commissione, in effetti, siccome sono state fatte anche delle mozioni in questo consiglio per allargare l'isola pedonale, per abbattere l'inquinamento, lì di inquinamento se ne crea veramente tanto, perché molte macchine moderne si spengono ai semafori, cioè se uno tiene frenato, ma tante no, e in giro ci sono più le macchine vetuste che non quelle moderne. Quindi sarei curioso di sapere quante valutazioni, quanto tempo è passato dalla scelta di fare gli autovelox. È che l'autovelox porta in casa dei soldi e questo sistema no, forse per quello che si cerca un po' di tirarla per le lunghe, ma dobbiamo pensare al benessere dei cittadini, sia in tempo e sia in salute, perché macchine ferme, portano solo un grande inquinamento, quindi bisognerebbe migliorare la viabilità per renderle scorrevoli e non invece per tenerle ferme il semaforo. Poi è vero che arriverà il sottopasso, si parla di questi 500 giorni e vedremo se saranno rispettati, ma 500 giorni è tanto tempo. E il problema non è nuovo, attenzione, perché come ha detto ieri il dirigente, l'architetto, insomma, già 3 anni fa si era pensato a qualcosa per i semafori, ma sono passati 3 anni. Quindi insomma dovremo sveltire alcune pratiche. Grazie.
Grazie consigliere Cabassa. Chiedo se qualcun altro vuole intervenire. Consigliere Rota, prego. Niente, io volevo integrare anche se nel progetto possiamo mettere anche 4 telecamere fisse nei 4 semafori, in modo che quei 2 o 3 persone che passano normalmente con il rosso vengono sanzionate, sempre che per la minoranza vada bene, che le sanzioni non diano un effetto positivo al bilancio comunale. Però normalmente ci sono sempre un paio di macchine che passano con il rosso da una parte o dall'altra. Grazie. Sì, mi ha rubato le parole di bocca, consigliere, assolutamente favorevole. Chi passa con rosso va sanzionato e pesantemente. Quindi qui mi trovo d'accordo. Allora. Grazie. Grazie, consigliere Rota. Prego, consigliere Pari. Sì, no, intanto che stanno sistemando l'emendamento, credo che la proposta sia assolutamente condivisibile, anche perché è poi un tratto abbastanza pericoloso, quindi non c'è neanche spazio di manovra nel caso in cui si incontri una macchina al di sotto del sottopassaggio. Quindi secondo me è integrabile tranquillamente all'interno dell'emendamento. Adesso aspettiamo che venga terminato. Grazie, consigliere Pari. Prego, consigliere Comerci. Grazie Presidente, io penso che è una mozione costruttiva per la città, come abbiamo detto anche in commissione. Io pregherei i tecnici, come diceva anche il collega Uni, che una determina un attimo farla, prendere solo il tempo necessario per studiare il percorso, ma io penso che una vita e qualche percorso lo sanno bene. In anche meno di 15 giorni, 20 giorni si potrebbe già mettere in atto questo problema che per la città è importante. E ringrazio il collega Scarabelli di aver portato queste mozioni in Consiglio Comunale. Grazie. Grazie, consigliere Comerci. Allora, adesso un attimo che stanno sistemando l'emendamento.
sì. Allora, mi è pervenuto l'emendamento che consiste nell'aggiunta al punto 1, che vado a rileggere. Allora, al punto 1 dice avviare un progetto per l'installazione di un semaforo intelligente presso il sottopasso della stazione, con la capacità di gestire i flussi stradali in modo dinamico, soprattutto in base alle ore di punta. Ecco, qui aggiungiamo previa valutazione tecnica ed economica dell'investimento, con l'eventuale aggiunta di fotored da effettuarsi entro 90 giorni dall'approvazione della mozione. Quindi, se non ci sono altri interventi... Ok, si è dichiarato il voto a questo punto, non votiamo, esatto. Esatto, passiamo alla votazione dell'emendamento. Lo rileggo, no? Direi che... Ok, non lo rileggo. Chiedo al segretario di procedere alla votazione. Bene, Presidente. Allora, votazione sull'emendamento appena letto come integrato dalla Presidente. Emendamento, ok. Massari. Favorevole. Tedeschi. Favorevole. Dotti. Favorevole. Narseti. Favorevole. Busani. Favorevole. Spelgatti assente. Rota. Favorevole. Rastelli. Favorevole. Toscani. Favorevole. Gallicani ancora non è rientrato. Sì, sono qua, sì. Sono qua. È arrivato? Gallicani è appena entrato. Allora, Gallicani, prego. Favorevole. Favorevole. Scarabelli. Favorevole. Uni. Favorevole. Parri. Favorevole. Cabassa. Favorevole. Comerci. Favorevole. Pollastri. Favorevole. Favorevoli unanimi, l'emendamento è approvato. Prego, Presidente. Sì, grazie, segretario. Quindi l'emendamento è stato approvato all'unanimità. Metto ora in votazione la mozione così come emendata. Prego, segretario. Sì. Bene. Massari. Favorevole. Tedeschi. Favorevole. Dotti. Favorevole. Narseti. Favorevole. Busani. Favorevole. Rota. Favorevole. Rastelli. Favorevole. Toscani. Favorevole. Gallicani. Favorevole. Scarabelli. Favorevole. Uni. Favorevole. Parri. Favorevole. Cabassa. Favorevole. Comerci. Favorevole. Lastri. Favorevole. Favorevoli unanimi. Prego, Presidente. Grazie, segretario. Quindi il punto 4 è stato approvato all'unanimità. Passiamo ora al punto 5, provi a dire, valutiamo l'urgenza. Non so. Niente, allora ai sensi dell'articolo 32,3 del regolamento chiedevo un'interrogazione urgente verbale sull'educativa di strada che ho letto sui giornali. Il comune di Fidenza. Le chiedo, consigliere, di esplicitare l'urgenza. L'urgenza è che, dato che è già partita l'iniziativa, non si sa nulla, è già partita solo con un incontro lì nella piazza San Bot che ha fatto l'assessore ai sindaci. Il consiglio è qua, visto che ci saranno dei costi e altre cose, credo che
se è già partita doveva almeno convocarci prima. Per quello credo che sia importante, visto che sono successi anche dei fatti molto brutti che poi tutti ne parlano, ma tutti tacciano, ecco. Quindi c'è gente alla maxillofacciale, tutto lì. Il documento va... Sì, il documento va consegnato al tavolo della presidenza. Come dal regolamento, articolo 32,3. No, il documento che si vuole leggere va consegnato al tavolo della presidenza per la valutazione dell'urgenza e del contenuto, se di pertinenza. Grazie, segretario, ma non c'è scritto nel... Dato che l'altra volta ho fatto così, poi l'hanno rinviato di un mese, questi giochi no. Allora, se vogliono, l'accettano, poi alla fine... quando si voglio, perché c'è scritto verbale, si può. Regolamento, quindi lei lo conosce meglio di me e sono sicuro perché l'ho controllato e ce l'ho qui davanti. Lei consigliere deve... C'è scritto che devo consegnarlo, poi se voglio lo consegno, però non lo do prima e volevo chiedere di poter intervenire con un'interrogazione urgente. No, l'interrogazione urgente... Visto che l'iniziativa è oltretutto già partita... al di fuori del Consiglio Comunale. Consigliere, l'interrogazione urgente va consegnata al tavolo della presenza, alla Presidente, che ne prende visione e valuta l'urgenza. Se ricorre l'urgenza e se... Casomai sarebbe bello averlo nel regolamento comunale, quindi nel modo glielo do, però non è questo il metodo, perché mi è già capitato che poi l'hanno fatta come sminuire totalmente. Ecco, non è giusto perché... Nel regolamento questo segretario me lo indica che pagina è, che ce l'ho qua davanti, che lo guardo. Non c'è quell'obbligo. No, vabbè, tant'è però che è ammessa l'interrogazione orale urgente. Facciamo di fatto interrogazione orale urgente, ammesso che il Presidente del Consiglio la valuti urgente, lui l'ha motivata e basta. Perdiamo più tempo a fare tutta sta manfrina che a fare l'interrogazione. Quindi diamo lettura. Prego, consigliere. Allora, oggetto educativa di strada. Premesso che la legge regionale 11/2016 modifica le legislative in materia di politica sociale abitative per le giovani generazioni e servizi educativi per la prima infanzia, conseguente alla riforma del sistema di governo regionale e locale, affronta il tema del disagio giovanile con un nuovo approccio rispetto al passato, un approccio di prossimità. Premesso inoltre che tra gli obiettivi della legge è stato inserito il contrasto alla dipendenza dal social network e contemporaneamente si è voluto valorizzare con forza di ruolo delle agenzie educative esterne in supporto alle attività delle istituzioni scolastiche pubbliche e dar pieno supporto alle buone pratiche promosse dai giovani sui territori. Verificate che sulla scorta di quanto sopra, molti comuni si sono da subito mossi in tal senso. Tra i primi, il comune di Sasso Marconi, già dall'agosto 2016, avviava un percorso di educativa di strada. Considerato che in questi anni anche alcuni comuni della provincia di Parma si sono mossi in tal senso, Unione Pedemontana Parmense, dal 2017, Comune di Parma dal 2019, in collaborazione con l'unità di strada ASL di Parma, nel progetto Loisir Divertimento Sicuro nelle Notti. Considerato inoltre che il Comune di Parma ha potenziato l'intervento a giugno di quest'anno, focalizzando l'attenzione agli aspetti di aggregazione giovanile, grazie di un finanziamento regionale ottenuto nell'ambito del progetto Legalità e Coesione e Rigenerazione al centro della città, cui hanno partecipato altri comuni della nostra provincia. I comuni sono Berceto, Noceto, Salsomaggiore e Fontevivo. Il potenziamento prevede attività e azioni volte a favorire l'apprendimento informale e l'inclusione sociale dei giovani, come animazioni di strada in piazza e parchi, attività sportiva e artistiche, supporto individuale e percorsi di orientamento. Preso atto, anche nel nostro comune negli ultimi anni si sono verificati episodi che possono essere ricondotti ad un disagio giovanile che va sicuramente attenzionato,
Preso atto inoltre che a Fidenza si è lavorato sull'ascolto di giovani e adulti per intercettare i bisogni, preannunciando l'avvio dell'educativa di prossimità e che l'assessore ha precisato un percorso che richiede tempo, ha affermato. Si interrogano il sindaco e l'assessore per sapere quali sono le fasi del percorso intrapreso e i costi da quali risorse verranno finanziate, cioè se regionali o interne e comunali. Grazie. Consigliere Uni e consigliere Luca Pollastri. Grazie consigliere Uni. Allora l'assessore non è ancora arrivata, ma le può rispondere. Rispondo io. Il regolamento ammette le interrogazioni urgenti orali, correttezza vuole, visto che era scritta, che la presentasse alla Presidente del Consiglio, ma insomma, visto che l'argomento a me è caro e a tutti è caro, voglio rispondere. Poi, come da regolamento, avremo modo di dare i dati che magari il consigliere ha chiesto. L'educativa di strada fa parte di uno di tanti progetti che sono stati delegati dal Comune di Fidenza ad ASP nell'ambito dei servizi sociali, da zero alla morte. Noi affidiamo a servizi sociali da zero anni fino ad accompagnare le persone in tutta la vita e dentro questo ampio spettro di attività che deleghiamo ad ASP vi sono anche le attività legate al disagio giovanile, ai problemi di alienazione, ai problemi di isolamento e via dicendo. L'educativa di strada non è la prima volta che viene messa in campo, è stata attivata su un caso specifico relativo al centro storico, ahimè relativo a bambini molto piccoli, nulla a che vedere con fatti di cronaca che sono stati accennati, stiamo parlando di ragazzini veramente molto, molto piccoli ed è un po' un'anomalia. Ed è stata attivata già dalla metà di giugno in avanti ed è sfociata anche con una serie di interventi appunto in strada. Dopodiché, come altri comuni, abbiamo tutta una serie di progettualità. L'educativa di strada, nello specifico, è fatta di educatori che lavorano appunto con i giovani sulla strada, ma non solo sulla strada. Quindi questi ragazzi vengono coinvolti, si cerca di attivare un interesse a far sì che con loro si possano sviluppare delle progettualità. Gli educatori raccolgono queste proposte, cercano di fare una strategia coinvolgendo anche gli adulti. Ed è quello che è stato fatto, ad esempio, nel quartiere di fianco al municipio con gli adulti residenti e i bimbi minori di quella zona. In questo modo si attiva un meccanismo di mediazione e si cerca di far emergere se vi sono dei conflitti latenti di singoli o di gruppi. Sono interventi di prossimità tipici dei servizi sociali, li si fa da sempre, li si fa in ambiti diversi. Nel distretto di Fidenza ne sono stati organizzati, non so adesso il numero preciso, ma parliamo di centinaia di contatti, di centinaia di decine di progettualità in vari comuni, compreso il Comune di Fidenza. Io il dato, l'ultimo non ce l'ho, ma principalmente insomma, ci si rivolge a ragazzi, adolescenti e via dicendo. La specifica situazione degli ultimi mesi è un caso un po' particolare perché riguarda minori, su cui invito ad usare, come dire, molta attenzione nel dare giudizi, perché stiamo parlando veramente di bimbi. Quindi, ai sensi del regolamento, l'interpellanza urgente è stata presentata, ho dato una risposta sommaria per quanto io possa a memoria ricordare i dati, entro i prossimi X giorni riceverà i dati, depositando ovviamente quell'interrogazione. Grazie Sindaco, prego Consigliere Uni. Niente, vedo che prendo atto che il sindaco già con la sua assessore aveva fatto quegli incontri. Mi risulta che sono 3 anni che qualcuno scrive e segnala quella situazione, non 2 giorni, che sono partiti da alcuni residenti lì. Quindi quello che spiace però è che ancora una volta si apprende il tutto dai giornali e non come comunicazione dal sindaco all'inizio della seduta consigliare, visto che sono
e lo sa meglio di me, che sono fatti importanti. Sono da distinguere sia quelli che segnala lei, che sono minorenni, perché ho l'ufficio lì vicino, li vedo benissimo, sia quegli altri che sono comunque minorenni, che, e che sono dei casi veramente, sì, insomma, che fanno venire la pelle d'oca. Quindi sta sminuendo il tutto, però oltre alle belle parole, che quelli di prossimità, vorrei vedere il programma, cioè casomai nei 10 giorni che c'è scritto nel regolamento manderà la risposta e vedremo dal punto di vista pratico cos'è l'attuazione che avete in campo. Grazie. Grazie consigliere. Allora sono le 20, abbiamo esaurito le interrogazioni, interpellanze, mozioni, quindi direi di passare al punto 5, che è approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2022 ai sensi dell'articolo 11 bis decreto legislativo numero 118 del 2011. Relatore sindaco. Prego sindaco. Come tutti gli anni, entro il 30 di settembre dobbiamo approvare il bilancio consolidato, che racchiude dentro un unico documento tutti i risultati dei rendiconti del comune, di tutte le società partecipate, gli enti a cui si contribuisce e tutte quindi le realtà economiche che fanno riferimento al comune. Il gruppo Comune di Fidenza chiude l'esercizio 22 con un utile di 1.282.225 euro. Rispetto al 21, il risultato dell'esercizio 22 presenta un miglioramento di 931.000 euro per effetto trainante della capogruppo, che è il comune, che contribuisce per l'86,83%. Il patrimonio netto ammonta a 125.175.133 euro. I tre indicatori che devono dare nella volontà del legislatore quando ha introdotto il consolidato, vengono individuati tre indicatori: efficienza, solidità e solvibilità. L'efficienza viene rappresentata dalla redditività del capitale netto, del capitale investito e del grado di liquidità. Il gruppo amministrazione pubblica di Fidenza chiude il 2022 con questo indicatore ROE dell'1,01%, un ROI pari allo 0,46% ed una disponibilità liquida di 22.803.971 euro, che è in grado, questo è un dato molto significativo, perché solo la disponibilità liquida è in grado di coprire il pagamento di qualsiasi debito verso fornitori senza dover attendere la riscossione dei crediti a breve. Sulla solidità, che è data dalla capacità di autofinanziare l'attività corrente, e per gli investimenti, l'indicatore che misura il livello di solidità è il rapporto tra il capitale di terzi e il capitale proprio, che per il comune di Fidenza, per il gruppo amministrazione pubblica Fidenza, è pari al 54,78%. Ovviamente un dato che dimostra l'assoluto equilibrio patrimoniale. Sulla solvibilità, è l'ultimo elemento fondamentale per monitorare lo stato di salute del gruppo e il grado di solvibilità, appunto, cioè la capacità di coprire i debiti finanziari attraverso i flussi di cassa che sono generati dalla propria attività operativa. Per il Comune di Fidenza questo valore si attesta a 2,73, ovviamente un valore molto maggiore di 1 e quindi un dato molto positivo. Tutti gli altri dati credo li abbiate poi approfonditi durante la commissione, quindi se vi sono domande raccogliamo le domande. Grazie. Grazie sindaco, dichiaro aperto il dibattito, se ci sono interventi o domande, prego. Aspetta, sì, allora un attimo solo. Ok, ecco, ci sono interventi, domande? Non ci sono interventi e nemmeno domande, quindi dichiaro chiusa la fase del dibattito e apro la dichiarazione di voto.
Mi pare che non ci siano neanche dichiarazioni di voto, sì. Allora, consigliere Scarabelli, prego. Sì, io il giudizio complessivo noto un particolare che questo bilancio di tutto il gruppo comune risulta inattivo di 1.400.000 euro circa. Questo dato risulta positivo perché c'è una plusvalenza sulla vendita della TLR. Quindi se il Comune di Fidenza non vendeva la TLR sarebbe stato un bilancio probabilmente anche in negativo. Poi su alcune gestioni non sono d'accordo, quindi la mia dichiarazione è contraria. Grazie consigliere. Qualcun altro vuole fare la dichiarazione di voto? Consigliera Parre, prego. Sì, grazie Presidente. Anche la nostra dichiarazione di voto, faccio la dichiarazione di voto, anche il nostro voto sarà contrario, come anche è stato in commissione. Grazie. Grazie. Qualcun altro? Non mi sembra ci siano altre dichiarazioni. Sì, prego consigliere Uni. Il voto del gruppo misto sarà contrario perché abbiamo notato alcune solite divergenze nel metodo di gestione. Grazie. Grazie consigliere. Prego consigliere Comerci. Grazie Presidente. In quanto riguardo alla discussione del sindaco e quanto si è discusso in discussione, il gruppo di Forza Italia vota contrario nella dichiarazione di voto. Grazie. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, dichiaro chiusa anche la fase delle dichiarazioni di voto e passiamo alla votazione. Prego segretario. Grazie Presidente. Massari. Favorevole. Tedeschi. Favorevole. Dotti. Favorevole. Narseti. Favorevole. Busani. Favorevole. Rota. Favorevole. Rastelli. Favorevole. Toscani. Favorevole. Gallicani. Favorevole. Scarabelli. Contrario. Uni. Contrario. Parri. Contraria. Cabassa. Contrario. Comerci. Contrario. 0 astenuti. 6 contrari. Mi scusi, sì. Segretario, non sono stato chiamato. Manca Pollastri. Pollastri, esatto, sì. Pollastri, scusi. Pollastri. Pollastri. Contrario. Allora, 0 astenuti, 6 contrari, 8, 9 favorevoli. Io conto 9 favorevoli e 9 6 favorevoli. Contrari. 9 favorevoli, 6 contrari. Ok. Quindi con 9 voti favorevoli e 6 voti contrari è stato approvato il punto 5. Chiedo al segretario se dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità. Sì, certamente. Ok. Allora prego. Massari. Favorevole. Tedeschi. Favorevole. Dotti. Favorevole. Narseti. Favorevole. Busani. Favorevole. Rota. Favorevole. Rastelli. Favorevole. Toscani. Favorevole. Gallicani. Favorevole. Scarabelli. Contrario. Uni. Contrario. Parri. Contraria. Cabassa. Contrario. Comerci. Contrario. Pollastri. Contrario. Quindi 0 astenuti, 6 contrari e 9 favorevoli. Prego Presidente. Grazie segretario. Quindi con 9 voti favorevoli e 6 voti contrari è stata approvata anche l'immediata eseguibilità del punto 5. Passiamo al punto 6, variazione al DUP 2023-2025 e dal bilancio di previsione finanziario 2023-2025,
articolo 175,2 del decreto legislativo numero 267 del 2000, approvazione. Relatore, sindaco, quindi do la parola al sindaco per l'illustrazione. Grazie Presidente, questa è una variazione al DUP 2325 e quindi con una variazione che interessa vari aspetti. La prima è relativa al piano triennale del fabbisogno del personale e recepisce quanto è stato disposto dalla giunta comunale che ha variato il piano integrato e il piano integrato delle attività e dell'organizzazione conosciuto come PIAO. Vengono infatti previsti nel 2023 assunzioni di istruttori, di un agente di polizia locale, di un istruttore tecnico, di un funzionario amministrativo, l'assunzione di due funzionari amministrativi, lo slittamento al 24 delle procedure di progressione verticale. Nell'esercizio 24 poi si prevede l'assunzione a tempo indeterminato di un istruttore amministrativo contabile, di un agente di polizia locale, mentre per il 25 viene prevista l'assunzione di un istruttore amministrativo contabile presso il punto amico. La seconda parte del DUP, che è oggetto di questo aggiornamento, è relativa all'elenco annuale dei lavori pubblici 23, al programma triennale che è conseguente, a seguito appunto del fatto che il PNRR ci ha finanziato alcuni altri interventi. Uno è il recupero del cimitero storico di Siccomonte, inizialmente finanziato per 200.000 euro con proventi edilizi, ed ora confluito nell'intervento complessivo di 800.000 euro con fondi appunto del PNRR. In più dobbiamo variare, la variazione ci consente di liberare 182.000 euro dalle risorse comunali che vengono messe a disposizione per la manutenzione delle strade, del verde, degli edifici scolastici. Viene variato quindi anche il bilancio di previsione, vengono iscritti tre contributi POF-ESRE per la riqualificazione energetica della De Amici, del palasport e della piscina coperta per complessivi 420.000 euro. Per il miglioramento della viabilità vengono previsti risorse per 170.000 euro, di cui 90.000 sono finanziati da fondi PNRR. Vengono scritti contributi 200.000 da Fondazione Cariparma, che si aggiungono a quelli già indirizzati precedentemente, oltre 28.000 e 10.000 da Camera di Commercio e da Regione per la mostra d'arte che abbiamo recentemente inaugurato. Vengono registrati due contributi da fondi PNRR, rispettivamente per 6.000 euro per l'integrazione delle liste elettorali dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, per 14.000 per l'utilizzo dell'archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile. Si rileva infine un'economia di spesa conseguita grazie a un accordo di sospensione del pagamento del rimborso della quota capitale scadente al 31/12/23 di tre mutui che sono stati sottoscritti da confidenza con l'Istituto di Credito Sportivo. Questo ci dà una minore spesa per il 23 di circa 30.000 euro. Questa è la sostanza della variazione. Prego. Grazie Sindaco. Io dichiaro aperto il dibattito se ci sono interventi o domande. Prego, consigliere Uni. ...2023-2025, volevo chiedere, è stata venduta la seconda torre? Le faccio la domanda perché casualmente dal 1 gennaio 2007 sono andate scadute le fideiussioni. Dopo 16 anni non abbiamo ancora incassato nulla. In cambio i fidentini, tutti noi, abbiamo pagato 1.015.000 euro di opere per poter far funzionare il piazzale dello stazione per la quota della seconda torre. Dato che sembra che sia stata venduta, tant'è che arriva continuamente la pubblicità su Facebook, volevo chiedere se almeno i primi 600.000 euro che erano dichiarati dalla curatela dentro nell'asta di vendita, perché non li vedo bilancio come pervenuti, ecco, visto, sono andati persi oppure arriveranno? Grazie. Raccogliamo tutte le domande. Sì, esatto, se c'è qualcun altro che vuole intervenire o chiedere qualcosa, così poi rispondiamo in modo unitario. Non sembrano esserci altre domande.
quindi direi di procedere con la risposta. Allora, per quanto io vado a memoria, quindi se i tecnici poi vogliono integrare brevemente, quello di cui sta parlando il consigliere Uni è già stato incassato e già transitato nei bilanci 2021-2022, quindi il comune non ha più nulla da ricevere da quel tipo di operazione. Grazie. Grazie sindaco. Posso, presidente, integro solamente il dato del sindaco? Sì, grazie. Prego. Allora, innanzitutto la cifra di cui parla il consigliere Uni, 1.015.000 euro, che è stato oggetto di una sua richiesta di accesso agli atti, comprende anche tutti gli oneri tributari, perché quelli che erano gli importi delle urbanizzazioni erano 491.000 più 121.000 euro, quindi erano un po' meno. Ovviamente la gestione degli oneri tributari segue la normale iter dei fallimenti e sono stati recuperati tutti quelli conseguenti alla vendita e sono ovviamente previsti o in chirografo o in privilegio per la parte che è antecedente alla vendita, mentre quelli che attengono alle opere di urbanizzazione sono stati liquidati tra il 30 dicembre 2021, quindi erano iscritti nel bilancio e nel consuntivo del 2022 era ovviamente scritto il suo incasso, e poi nel corso del 2022 l'altra quota. Relativamente ai 491.000 euro, il fallimento ha anche pagato gli interessi, quindi recuperando integralmente la cifra legata ad opere di urbanizzazione. Grazie, architetto. Grazie. Consigliere, però chiedo per favore, per non fare dibattito, di far intervenire la consigliera Parri che voleva intervenire. No, se è molto breve, cioè nel senso... Ho sentito lì quell'affermazione lì che rientriamo dal 1 gennaio 2007, quindi siamo arrivati al 2021, 14 anni dopo abbiamo preso 600.000, quello che sarà con gli interessi. Ripeto. Consigliere, quello che sta dicendo è un'inesattezza. Non c'è nessun primo gennaio 2007, perché nel 2007 non era neanche scaduto il piano particolareggiato. Bisogna che si informi e legga le carte che le vengono date in modo un po' più completo e sappia anche cosa sono i piani particolareggiati, perché altrimenti diventa un problema. Allora, di problemi non è... Io ho letto le fiduzioni dell'Albatros, che è fallita poi nel 2008, e c'era su che era scaduta 1/1/2007. Lei ha una copia che proroga quella data o no? A me negli atti non la consiglio. Esatto, però questa è la discussione su... Per quella, mi scusi, evidentemente... Mi scusi, allora, adesso posso parlare, non si può parlare sopra... No, non è previsto il dibattito su... Esatto, avevo lasciato la parola, se era un'integrazione breve. Però, cioè, bisogna raccontare le verità, però. Gli accordi. Non vanno proprio raccontate le verità, esatto. Vanno proprio raccontate. Scusi, architetto, però. Prego, consigliere Parri. Grazie, sì, scusate, una domanda velocissima, solo per la questione delle progressioni verticali interne, per quale motivo si è deciso di slittarle, come invece era previsto per, a quanto ho capito, il 2023, per il 2024, se è una questione tecnica oppure una questione organizzativa, solo questo. Ok, qualcun altro, intanto che ci siamo? No, allora... Chi vuole rispondere? Non so se il sindaco o l'architetto Giglioli. Collega Filippo Botti, collegato. Sì, sì, è una decisione presa nel corso di questi mesi, visto anche gli esiti della contrattazione con i sindacati che sta andando avanti, si è deciso di privilegiare quest'anno le progressioni orizzontali e di rimandare al prossimo anno le progressioni verticali, ai primi mesi del prossimo anno le progressioni verticali, anche per una migliore organizzazione del lavoro dell'ufficio, perché comunque queste operazioni costano lavoro, regolamenti, procedure, eccetera. Grazie, Botti.
Grazie. Se posso aggiungere io qualcosa, avendo partecipato alla delegazione trattante, segretario generale, è la questione è in corso di definizione al tavolo sindacale, quindi l'accordo sindacale non è stato ancora stipulato, ma dalle intese finora raggiunte appare concorde al tavolo sindacale l'idea di attuare le progressioni verticali nel 2024, dando la priorità alle progressioni orizzontali nel 2023. Grazie. Grazie segretario. Se non ci sono altre domande, altri interventi, dichiaro chiusa la fase del dibattito e apro la fase della dichiarazione, delle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Comerci. Sì, prima della mia dichiarazione di voto volevo ringraziare il dottor Botti, che è sempre preciso nelle risposte, e mi congratulo con lui e che è rispettoso e esaustivo nei confronti dei consiglieri. Poi per quanto riguarda la discussione sul DUP al punto 6, la discussione è venuta anche in commissione, dove è stata molto esauriente. Penso che con i colleghi abbiamo detto che siamo molto veloci questa sera. Vorrei mettere in evidenza un passaggio molto importante che è stato seguito da me in prima persona da quasi 5 anni, che ringrazio anche l'architetto Giglioli, che più volte ha incontrato le famiglie per il cimitero di Siccomonte e la comunità di Fidenza, che in un primo momento c'era bilancio 200 e passa 1000 euro, che si doveva arrivare a un punto della discussione con le famiglie. Poi nel frattempo gli uffici, insieme alla squadra dell'assessore ai lavori pubblici, si è arrivata al finanziamento di 889.000 euro, dove ci è stato detto in commissione, mi è stato detto personalmente dai familiari, dopo tante battaglie che ho fatto in consiglio comunale e sui giornali, che il cimitero di Siccomonte verrà costruito di sana pianta e verrà messa a posto anche la chiesetta che io avevo fatto delle foto, che avevo messo anche sui giornali, che sta accadendo. Per questo io ringrazio l'operato della squadra dei lavori pubblici, ringrazio l'amministrazione, e la mia dichiarazione di voto su questo passaggio del DUP e sulla variazione di bilancio mi vede con il mio voto di astensione. Il gruppo di Forza Italia si astiene sul punto numero 6 del DUP con il voto di astensione. E grazie ancora ai dirigenti e alla squadra che si sono premoniti per il rispetto della città e la comunità di Siccomonte. Grazie. Grazie consigliere Comerci. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego consigliera Parri. Sì, grazie Presidente. Allora, il nostro voto su questa variazione sarà di astensione, perché all'interno di questa variazione, che non è singola ma comprende più punti, appunto come ha ricordato il collega Comerci, per quanto riguarda i fondi che si sono liberati per il cimitero di Siccomonte, per quanto riguarda i fondi del PNRR, i fondi per la gestione e l'assunzione di nuovo personale, che mi tocca sempre molto, essendo miei, diciamo, colleghi dipendenti pubblici, ma essendo anche composta da variazioni che non mi ritengono, a cui non voterei a favore, perché non... a cui non sono d'accordo, complessivamente quindi il nostro voto per la variazione in generale sarà di astensione, perché appunto ci sono varie problematiche e invece alcune variazioni che ci vedono favorevoli, quindi ci asterremo come gruppo Lega. Grazie. Qualcun altro vuole fare la dichiarazione di voto? Direi di no. Quindi dichiaro chiusa la fase delle dichiarazioni di voto e do la parola al segretario per la votazione. Bene, grazie Presidente. Favorevole. Tedeschi. Favorevole. Dotti. Favorevole. Narseti. Favorevole.
Busani. Favorevole. Tota. Favorevole tre volte. Bene, grazie. Toscani. Favorevole. Gallicani. Favorevole. Scarabelli. Sì, signor segretario, mi ha saltato Rastelli. Rastelli. Favorevole. Scarabelli. Astenuto. Uni. Astenuto. Parri. Astenuta. Cabassa. Astenuto. Comerci. Astenuto. Pollastri. Astenuto. Di 6 astenuti, 9 favorevoli, nessun contrario. Prego, Presidente. Sì, grazie segretario. Quindi con 9 voti favorevoli, 6 astenuti, nessun contrario, è stato approvato il punto 6. Variazione al DUF 2023-2025 dal bilancio di previsione finanziaria 2023-2025, articolo 175,2, decreto legislativo numero 267 del 2000, approvazione. Mettiamo ora in votazione l'immediata eseguibilità. Prego. Massari. Favorevole. Tedeschi. Favorevole. Dotti. Favorevole. Narseti. Favorevole. Busani. Favorevole. Rota. Favorevole. Rastelli. Favorevole. Toscani. Toscani. Gallicani. Favorevole. Scarabelli. Astenuto. Uni. Astenuto. Parri. Astenuta. Cabassa. Astenuto. Comerci. Astenuto. Pollastri. Astenuto. 6 astenuti, 9 favorevoli, nessun contrario. Prego, Presidente. Sì, grazie segretario. Quindi con 9 voti favorevoli, 6 astenuti e nessun contrario è stata approvata anche l'immediata eseguibilità del punto numero 6. Passiamo ora al punto numero 7, documento unico di programmazione, DUP, periodo 2024-2026, discussione e conseguente deliberazione, articolo 170,1 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Relatore sindaco, prego sindaco. Grazie Presidente, con questa approvazione il Consiglio darà il via all'iter che ci porterà entro dicembre all'approvazione del bilancio 2024-25-26. Il DUP è stato trasmesso a tutti i consiglieri nel mese di luglio e ora diventa documento con questa appunto approvazione. Stiamo quindi lavorando per far sì che ci siano tutte le documentazioni necessarie affinché il Consiglio Comunale approvi il bilancio entro il 31 dicembre, come ordinariamente è corretto fare. Nel 2024 dobbiamo quindi fare delle dichiarazioni di natura politica e tecnica congiuntamente. Il DUP è un documento enorme, se l'avete sfogliato. Nelle dichiarazioni principali che voglio sottolineare qui, nella breve illustrazione, è che nel 2024 intendiamo proseguire l'obiettivo di mantenere invariate le aliquote IMU, l'imposta di soggiorno, nonché le aliquote e le soglie di esenzione dell'addizionale IRPEF. Le aliquote potranno essere riviste solo a fronte di eccezionali o difficoltà o positività che potrebbero permettere delle variazioni. Invece per quanto riguarda la tariffazione sui rifiuti dovrà essere adeguata a seguito delle misurazioni dei rifiuti indifferenziati prodotti e ovviamente secondo i meccanismi che sono fissati dall'agenzia regolatrice regionale e in accordo appunto con il meccanismo di calcolo che è quello della tariffa puntuale. Si intende confermare per il 24 si intendono confermare anche per il 24 le tariffe del canone unico patrimoniale applicate per il 23. Le tariffe invece dei servizi comunali dovranno essere determinate assumendo riferimento sempre il rapporto tra il costo complessivo dei servizi e la quota di compartecipazione che gli utenti devono garantire a copertura appunto dei costi di questi servizi.
Diamo anche l'indirizzo di proseguire l'attività di recupero dell'evasione e delle elusioni in materia di imposte, tasse e tariffe. Questo non solo per garantire, soprattutto per garantire l'equità, la correttezza, la trasparenza e il pari trattamento tra tutti i cittadini, soprattutto quelli più corretti. Intendiamo confermare il ricorso agli accordi quadro per le prestazioni di servizi e lavori al fine di garantire la massima flessibilità possibile agli uffici che devono utilizzare questi accordi. Quindi sostanzialmente queste sono le indicazioni che noi diamo con questa votazione poi agli uffici per iniziare a predisporre il documento che, vi ricordo, potrà essere emendato prima dell'approvazione del bilancio e quindi trovare la sua forma definitiva per diventare bilancio DUP e bilancio 24, 25, 26. Grazie. Grazie Sindaco, dichiaro aperto il dibattito. Ci sono domande o interventi? E forse anche grazie all'approfondimento che abbiamo fatto in commissione non ce ne sono. Quindi chiudo il dibattito e apro la fase delle dichiarazioni di voto. Se qualcuno vuole fare la dichiarazione di voto. Prego, consigliera Parri. Grazie, Presidente. No, come appunto è già stato sviscerato abbondantemente in commissione, quindi dico solo il nostro voto che sarà contrario, come appunto abbiamo già confermato in commissione. Grazie. Se qualcun altro vuole fare la dichiarazione di voto, prego, consigliere Scarabelli. Sì, come hai detto dei miei colleghi, l'abbiamo già analizzato in commissione. Questo DUP, come quelli degli anni precedenti, è molte volte disatteso. Ci sono tante opere, tante, diciamo che lo chiamo un po' il libro dei sogni del comune, e vedo che tante realizzazioni vengono poi spostate di anno in anno, quindi è secondo me un documento che è poco veritiero di quello che poi viene fatto, di tante realizzazioni, di tanti sogni e tante promesse che vedo molte volte scritte su questo documento, scritte sui giornali, date come fatte, poi di anno in anno si vedono posticipate ogni volta. E quindi come... ho visto anche di tante cose che il Comune intende dire, considera realizzate come gli andamenti di quello che fate. Un esempio è il bike sharing a Fidenza. C'è scritto che in sviluppo e secondo la programmazione non esiste. Cioè è partito, c'erano le biciclette senza selle, senza selline. Cioè, quindi ci sono tante cose che sono state messe come in linea di programmazione quando in realtà non c'è niente oppure siamo assolutamente indietro. Quindi la mia dichiarazione su questo documento è assolutamente contraria. Grazie consigliere. Do la parola al consigliere Comerci. Prego. Sì, grazie Presidente. Io faccio una raccomandazione, come ha detto poc'anzi anche il Sindaco, che il DUP, come sappiamo, è un documento di programmazione. E il mio riguardo va agli assessori in giunta insieme al sindaco, insomma, che guardano il futuro con riguardo nei confronti della comunità, dove il sindaco poc'anzi ha parlato che rimarranno invariate le tasse. Per quanto riguarda anche i rifiuti, verrà messo in atto una nuova tassa che sia costruttiva per la cittadinanza. Quindi questa è la mia raccomandazione che faccio specialmente ai colleghi, ex colleghi di assessori, che guardano bene ogni loro incarico e ogni loro missione che la giunta programmerà nei confronti della città, perché lì ogni assessore ha il suo portafoglio che deve gestire, e quel portafoglio voglio ricordare che sarà per il Consiglio e la Giunta futura da pensarci di quello che noi e che voi lascerete. Quindi il mio voto è contrario, e con questa raccomandazione alla prossima previsione del fine dicembre
continuiamo il lavoro del DUP con la previsione di bilancio. Grazie. Grazie a lei, consigliere Comerci. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, dichiaro chiusa la fase delle dichiarazioni di voto e do la parola al segretario per la votazione. Grazie Presidente. Massari. Favorevole. Tedeschi. Favorevole. Dotti. Favorevole. Narseti. Favorevole. Busani. Favorevole. Rota. Favorevole. Rastelli. Favorevole. Toscani. Toscani. Scusate, non avete sentito? Favorevole. Favorevole, bene. Gallicani. Favorevole. Carabelli. Contrario. Uni. Contrario. Parri. Contraria. Cabassa. Contrario. Comerci. Contrario. Pollastri. Contrario. Nessuno astenuto, 6 contrari, 9 favorevoli. Prego, Presidente. Sì, grazie, segretario. Quindi con 9 voti favorevoli, 6 voti contrari, nessuno astenuto, è stato approvato il punto 7, documento unico di programmazione DUP, periodo 2024-2026, discussione conseguente deliberazione, articolo 170,1 del decreto legislativo numero 266 del 2000. Mettiamo ora in votazione l'immediata eseguibilità. Prego, segretario. Grazie Presidente. Massari. Favorevole. Tedeschi. Favorevole. Dotti. Favorevole. Narseti. Favorevole. Busani. Favorevole. Rota. Favorevole. Rastelli. Favorevole. Toscani. Gallicani. Favorevole. Scarabelli. Contrario. Uni. Contrario. Parri. Contraria. Cabassa. Contrario. Comerci. Contrario. Pollastri. Contrario. Nessuno astenuto, 6 contrari, 9 favorevoli. Prego, Presidente. Sì, grazie segretario. Quindi con 9 voti favorevoli, 6 voti contrari e nessuno astenuto è stata approvata anche l'immediata eseguibilità del punto numero 7. Passiamo ora al punto numero 8, azienda pubblica di servizi alla persona, ASP, distretto di Fidenza, modifiche statutarie, approvazione. Relatore, assessore Frangipane. Prego, assessore. Grazie, buonasera. Allora, come ho già un po' sintetizzato in commissione, ci troviamo a fare una prima modifica dello statuto di ASP. La prima volta che il Consiglio ha approvato lo statuto vigente è stato prima della costituzione di ASP, ovvero il 21 gennaio del 2008. Cosa succede però? Che poi nel 2013 la Regione approva una legge di riordino in particolare delle ASP e diciamo che poi sarebbe stato da aggiornare lo statuto secondo la legge 13, la legge 12 del 2013, ma non era ancora stato fatto. Nel contempo, quindi, da una parte c'è la richiesta anche con una lettera formale del 2022 della Regione Emilia-Romagna che ci chiede di aggiornare lo statuto sulla base delle nuove norme, che nella forma, diciamo, per essere un po' sintetici, la cosa che cambia veramente rispetto all'attuale assetto dell'azienda è il fatto di non poter più avere un consiglio di amministrazione a 5 membri,
ma o a un amministratore unico o a tre. E come un po' spiegato in commissione, noi abbiamo, diciamo, tutti i requisiti per poter comunque avere un consiglio di amministrazione a tre membri e non ad amministratore unico. E quindi quella che è stata la proposta del consiglio di amministrazione, che è stata diciamo così accolta dall'assemblea dei soci, ma per essere approvata deve passare in tutti i consigli comunali di tutti i soci, la proposta è quella di un CDA a tre, proprio per rispondere alla varietà, diciamo così, del territorio e non solo un amministratore unico. L'altra, diciamo così, parte fondamentale è il fatto che il comune di Busseto, che ha costituito ASP nel 2008, ma nel 2009 è uscito con una delibera di consiglio del marzo del 2023, ha chiesto, diciamo così, di poter rientrare. Quindi la variazione, diciamo così, a livello di anche con delibera, a livello di aggiornamento dello statuto, è relativa anche alla possibilità in questo caso di poter applicare in tutto e per tutto quello che stabilisce la legge 12 del 2013, ovvero che avendo tutti i comuni del distretto, in questo caso soci di ASP, ASP diventa l'unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e sociosanitari, cosa che prima non si poteva dire, nel senso che il comune di Busseto è vero che delegava per esempio tutti i servizi sociali territoriali minori, adulti e disabili, ma non era socio, e quindi questa, diciamo così, forma richiesta anche dalla normativa non poteva avvenire. In questo caso invece abbiamo con questa delibera, oltre ad aggiornare lo statuto, abbiamo proprio la possibilità anche di applicare la legge 12. Le altre, come ho detto in commissione, le altre cambiamenti sono legati un po' alla normativa regionale del 2013, quindi alcune parole cambiate, messe meglio, oppure il fatto che non c'era la possibilità nello statuto vigente del recesso di un socio quando poi effettivamente c'è stato. Quindi si è voluto comunque aggiornare in base alla normativa e in base a cambiamenti. C'era il comune di Sisse, il comune di Trecasali, il comune di Polesi nel comune di Zibello, adesso sono fusi. Insomma, sono state sostanzialmente, la figura del vicepresidente del consiglio di amministrazione non era contemplata nello statuto, quando poi invece negli anni è stata poi utilizzata da un punto di vista di organizzazione proprio del consiglio, quindi tanto valeva proporre di metterla direttamente nello statuto. Quindi queste, insomma, sono nella sostanza le cose principali. Forma unica di gestione pubblica, che è passata anche all'unanimità in comitato di distretto e quindi sarà integra l'accordo di programma della programmazione sociosanitaria, e poi il fatto che per forza dobbiamo passare a un CDA a tre persone, perché a cinque non è più legittimo secondo la norma. Io mi fermo qua e se no, insomma, se avete delle domande poi guardiamo, ecco. Avete due allegati, uno che spiega proprio bene i passaggi da vigente e quello che modifichiamo e quindi quello che poi verrà approvato, e l'altro invece, l'altro allegato, è proprio lo statuto con le modifiche e quindi quello che poi sarà definitivo. Grazie. Grazie Assessore. Allora io apro il dibattito, prego consigliera Parri. Grazie Presidente, sì, io avrei due domande, una sull'articolo 12 lettera D, per quale motivo è aumentato da 10 a 30 milioni l'indicazione appunto per la nomina del revisore unico, e invece per quanto riguarda l'articolo 18 chiedevo se passando appunto da 5 a 3 membri il comma 4, sì, che è il componente del consiglio di amministrazione, sono rinnovabili una sola volta, anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio, diciamo riparte da adesso in poi o è retroattiva, quindi si tiene conto degli ultimi 5-10 anni per tutti i vari membri, ecco. Grazie, magari raccogliamo le domande se ce ne sono altre.
Niente, non ci sono altre domande, quindi prego. Allora, rispetto a quella sui 30 milioni, credo che sia la norma così. Adesso è una cosa molto specifica, c'è anche il dirigente, ce l'hanno illustrata in assemblea dei soci, ne prendiamo atto del fatto che c'è questo cambiamento da fare così. Rispetto invece al passaggio dei tre membri, si viene con l'unica forma pubblica di gestione, di per sé è una nuova ASP e quindi potrebbe anche essere che c'è una sorta di azzeramento del numero, diciamo, del periodo dei membri che ne sono composti, perché l'ASP diciamo che una nuova ASP, chiamiamola così, può avvenire in due con due caratteristiche. Una è la fusione fra più ASP, oppure l'altra è proprio il fatto di individuare una forma pubblica unica, comporta poi l'effettiva presenza di un nuovo organismo. Spero di essere stata. Quindi, ad esempio, il presidente, per dire che c'è stato negli ultimi 10 anni, potrebbe farne altri 10, ecco. Sì. Non è più un CDA 5, è a 3. No, no, certo, era proprio per capire se si riparte, cioè, quindi è come se approvassimo cioè un nuovo regolamento, non una modifica, ma proprio totalmente un nuovo regolamento, cioè un nuovo statuto. Nuovo statuto. Quindi, ok, non è una modifica, ma un nuovo, ok. Grazie. Per effetto dell'ingresso di Busseto. Qualcun altro vuole intervenire? No, non ci sono altri interventi, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto, se ci sono. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi do la parola al segretario per la votazione. Grazie Presidente. Allora, Massari. Favorevole. Tedeschi. Favorevole. Dotti. Favorevole. Narseti. Favorevole. Busani. Favorevole. Rota. Favorevole. Rastelli. Favorevole. Toscani. Favorevole. Gallicani. Favorevole. Scarabelli. Astenuto. Uni. Astenuto. Parri. Astenuta. Cabassa. Astenuto. Comerci. Astenuto. Pollastri. Astenuto. Okay. 6 astenuti e 9 favorevoli, nessun contrario. Prego, Presidente. Sì, grazie segretario. Allora, con 9 voti favorevoli, 6 astenuti, nessun contrario, è stato approvato il punto numero 8, azienda pubblica di servizi alla persona ASP, distretto di Fidenza, modifiche statutarie, approvazione. Metto ora in votazione l'immediata eseguibilità. Prego segretario. Massari. Favorevole. Tedeschi. Favorevole. Dotti. Favorevole. Narseti. Favorevole. Busani. Favorevole. Rota. Favorevole. Rastelli. Favorevole. Toscani. Favorevole. Gallicani. Favorevole. Scarabelli. Astenuto. Uni. Astenuto. Parri. Astenuta. Cabassa. Bassa. Astenuto. Comerci. Astenuto. Pollastri. Astenuto. 6 astenuti, 9 favorevoli, nessun contrario. Prego, Presidente.
Sì, grazie segretario. Quindi con 9 voti favorevoli, 6 astenuti e nessun contrario è stata approvata anche l'immediata eseguibilità del punto numero 8. Passiamo ora al punto numero 9, modifiche al regolamento comunale di polizia mortuaria, approvazione. Relatore, assessore Malvisi. Prego, assessore. Un attimo solo. Sì. Sì, scusate. Allora, andiamo a votare la modifica al regolamento di polizia mortuaria attualmente in vigore, adottato con delibera consigliare numero 18 del 19 maggio 2010, in quanto in primis è necessario adeguare il regolamento ad una normativa nazionale e regionale emanata successivamente al regolamento comunale del 2010. Inoltre è stata rilevata la necessità di adeguare il documento alle diverse esigenze della collettività nel frattempo mutate e in terzo luogo è opportuno regolamentare istituti ad oggi non normati nel provvedimento vigente. Sono diversi, ne abbiamo già avuto occasione di parlarne anche in commissione, sono diversi gli articoli su cui sono state fatte modifiche. Le più rilevanti sono state fatte sull'articolo 27 ed è relativo all'ammissione, cioè nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta alta destinazione, consentita la tumulazione delle salme, resti ossei e ceneri in avelli, cellette ossario, cellette cinerarie, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione e residenza, limitatamente all'effettiva disponibilità di manufatti al momento della richiesta ed eventuali limitazioni definite con specifico atto del comune di Fidenza. Questo sostanzialmente va a sostituire tutto l'articolo 27 attualmente presente con il fatto che insomma le precedenti, diciamo così, previsioni che erano contenute nell'articolo non erano più adeguate, di conseguenza verranno interamente sostituite. Un altro passaggio è quello l'assegnazione delle concessioni in uso, e questo ad esempio ricade nell'articolo 38, l'assegnazione delle concessioni in uso delle cellette cinerarie può verificarsi nel cimitero urbano anche per persone viventi, compatibilmente con le disponibilità di sepoltura al momento della richiesta, pari almeno, ad almeno 50 cellette. Stessa cosa nell'articolo 41, durata delle concessioni, rispetto a quello che era attualmente in vigore, sarà possibile, le sarà consentito il rinnovo per anni 10 oppure 20 anni nelle concessioni di loculi e cellette situate nel pezzo, sempre nel cimitero urbano, stiamo parlando ovviamente non di quelli frazionali. In caso di retrocessione, un'altra parte che è stata modificata, del concessionario il rimborso è pari al 33% della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno di durata residua non fruita. Quindi di conseguenza tutto questo, come dicevamo in commissione, è stato possibile rispetto alla situazione precedente per tutte le modifiche, gli interventi che sono stati fatti, insomma ci siamo confrontati, è stato riordinato sostanzialmente, le operazioni sono state effettuate per svuotare l'oculi e quindi ad avere maggiore disponibilità e quindi si è ritenuto di poter inserire una parte di queste modifiche anche legato a questo stato attuale della situazione del cimitero urbano che permette di conseguenza di dare occasione ai cittadini di usufruire di rinnovi e di concessione anche in caso di viventi, insomma sostanzialmente di prenotazione delle cellette in caso di soggetti viventi. Sì, grazie assessore, apro il dibattito, se qualcuno vuole intervenire. Allora nessuno vuole intervenire, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto, se ci sono. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi do la parola al segretario per la votazione. Favorevole. Massari favorevole. Tedeschi. Favorevole. Dotti.
Favorevole. Narseti. Favorevole. Busani. Favorevole. Rota. Favorevole. Castelli. Favorevole. Toscani. Favorevole. Gallicani. Favorevole. Scarabelli. Favorevole. Uni. Favorevole. Parri. Favorevole. Cabassa. Favorevole. Comerci. Favorevole. Pollastri. Favorevole. Favorevoli unanimi. Prego, Presidente. Sì, grazie segretario. Quindi con l'unanimità dei voti è stato approvato il punto numero 9, modifica al regolamento comunale di polizia mortuaria, approvazione. E mettiamo ora in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevole. Allora Massari favorevole, Tedeschi. Favorevole. Dotti. Favorevole. Narseti. Favorevole. Busani. Favorevole. Rota. Favorevole. Castelli. Favorevole. Toscani. Favorevole. Gallicani. Favorevole. Scarabelli. Favorevole. Uni. Favorevole. Parri. Favorevole. Cabassa. Favorevole. Comerci. Favorevole. Pollastri. Favorevole. Favorevoli unanimi. Prego, Presidente. Sì, grazie segretario. Quindi con 15 voti favorevoli, ossia l'unanimità, è stata approvata anche l'immediata eseguibilità del punto numero 9. Passiamo ora al punto numero 10, adesione alla richiesta del Comune di Noceto di convenzionamento per consentire il transito di scuolabus del detto comune nel territorio di Fidenza per il trasporto degli alunni residenti a Fidenza e frequentanti il plesso scolastico Lidia Maria Aimi, istituto comprensivo di Noceto, con sede a Borghetto. Anni scolastici 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026. Approvazione, schema di convenzione. Il relatore è l'assessore Boselli, che io però non vedo, quindi chiedo chi... Sento io, Alessandra. Diciamo che la presentazione di questa convenzione, che va votata dal Consiglio, è stata, credo, già illustrata con la lettura del titolo. Credo che in Commissione ne abbiate già parlato. Si tratta solamente di formalizzare un atto che dia legittimità al fatto che i residenti che vogliono mandare i figli a scuola nel comprensivo Rita Levi Montalcini di Noceto possano far sì che il servizio di trasporto locale scolastico del Comune di Noceto possa transitare e operare in Fidenza, ovviamente riconoscendo al Comune di Noceto la relativa tariffa. Grazie. Grazie Sindaco, io apro il dibattito anche se non credo ci siano particolari questioni, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto se ci sono. Direi che non ci sono neanche dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione, prego segretario. Massari. Favorevole. Tedeschi. Favorevole. Dotti. Favorevole. Narseti. Favorevole. Busani. Favorevole. Rota. Favorevole. Castelli. Favorevole. Toscani. Favorevole. Gallicani. Favorevole. Scarabelli. Favorevole. Uni. Favorevole. Parri. Favorevole. Cabassa. Favorevole. Comerci. Favorevole. Pollastri. Favorevole. Favorevoli 15, unanimità. Sì, grazie segretario. Quindi con 15 voti favorevoli, ossia l'unanimità dei voti, è stato approvato il punto numero 10. Mettiamo ora in votazione l'immediata eseguibilità dello stesso punto. Prego, segretario. Favorevole. Tedeschi. Favorevole. Dotti. Favorevole. Narseti.
Favorevole. Busani. Favorevole. Rota. Favorevole. Castelli. Favorevole. Toscani. Favorevole. Gallicani. Favorevole. Scarabelli. Favorevole. Uni. Favorevole. Varri. Favorevole. Cabassa. Favorevole. Comerci. Favorevole. Pollastri. Favorevole. 11 favorevoli, unanimi. Prego, Presidente. Sì, grazie segretario. Quindi con 15 voti favorevoli, ossia l'unanimità, è stata approvata anche l'immediata eseguibilità del punto numero 10. Passiamo ora al punto 11, acquisizione gratuita dal fallimento Polis di aree in via Boccacce e Carducci, costituenti ulteriori dotazioni territoriali. Approvazione. Relatore, Assessore Bariggi. Prego, Assessore. Buonasera a tutti. Allora, la delibera propone di acquisire al patrimonio comunale a titolo gratuito 4 piccole aree che sono poste lungo via Boccaccio e via Carducci. Chi richiede questo? Lo richiede il curatore del fallimento Polis S.P.A. che chiede all'ente di accettarne l'acquisizione gratuita. Sono piccole aree di 72 metri area verde, di 52 di area verde, di 16 di area verde e di 22 di area destinata a parcheggio. Queste aree, quindi molto minuscole, fanno parte di un piano particolareggiato dell'ex Grinascente e queste aree appunto verdi erano già soggette ad oneri manutentivi da parte del comune, quindi non sono oneri che si aggiungono. Mentre non era soggetto ad oneri l'area destinata a parcheggio. Un parcheggio appunto sul quale non c'è l'interesse delle case, delle fabbricati di pertinenza. Pertanto, ribadendo che sono atti di cessione a titolo gratuito, che gli oneri erano già presenti, al di là di quello appunto di parcheggio, e che il valore delle aree è quantificato per quello delle aree verdi a 2100 e del parcheggio a 1980, si propone appunto di acquisirle. Grazie, Assessore. Apro il dibattito. Se qualcuno vuole intervenire. Ok, nessuno vuole intervenire, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto, se ce ne sono. Prego, consigliere Uni. Prendo atto che sì, con questa delibera vengono accolte delle aree che erano dei relitti rimasti lì in carico alla curatela e ai quali vengono assegnati dei valori. Questo la riconferma che quando avevo fatto l'intervento della scheda 3 e 5, quella relativa all'outlet, erano già scaduti nel 2011 le convenzioni, erano scadute tutte gli altri accordi perché doveva essere da convenzione ceduto nel 2004, non avvenuto, invece di fare delle permute da baratto come accaduto là, questo è il modo corretto di operare, era che la curatela, nel caso specifico della scheda 3-5, era l'Unieco, doveva, prima che noi andassimo a cedere a terzi, doveva cederli come correttamente viene fatto ora. Quindi il mio voto è favorevole con il chiarimento che ci sono numerose aree, sempre oggetto di fallimento, che sono ancora nel limbo e non vengono completate. Grazie. Grazie consigliere Uni. Se qualcun altro vuole fare la dichiarazione di voto? No. Quindi non ci sono altre dichiarazioni di voto. Do la parola al segretario per la votazione.
Grazie Presidente. Massari. Favorevole. Tedeschi. Favorevole. Dotti. Favorevole. Narseti. Favorevole. Usani. Favorevole. Rota. Favorevole. Castelli. Favorevole. Toscani. Toscani. Favorevole. Gallicani. Favorevole. Scaravelli. Favorevole. Uni. Favorevole. Barri. Favorevole. Cabassa. Favorevole. Comerci. Favorevole. Pollastri. Favorevole. Chiamato tutti, sì. Favorevole unanimi, 15. Prego, Presidente. Sì, grazie, segretario. Quindi con 15 voti favorevoli, ossia l'unanimità, è approvato il punto numero 11, acquisizione gratuita dal fallimento Polis di area in via Boccaccio e Carducci, costituente ulteriore dotazioni territoriali, approvazione. Mettiamo ora in votazione l'immediata eseguibilità. Prego, segretario. Massari. Favorevole. Tedeschi. Favorevole. Dotti. Favorevole. Narseti. Favorevole. Usani. Favorevole. Rota. Favorevole. Rastelli. Favorevole. Toscani. Favorevole. Gallicani. Favorevole. Scarabelli. Favorevole. Uni. Favorevole. Barri. Favorevole. Cabassa. Favorevole. Pomerci. Favorevole. Pollastri. Favorevole. 15 favorevoli, unanimità. Prego, Presidente. Sì, grazie segretario. Quindi con l'unanimità, ossia 15 voti favorevoli, è stata approvata anche l'immediata eseguibilità del punto numero 11. Passiamo ora al punto numero 12, scheda di comparto numero 18, parte A del piano strutturale comunale vigente, denominata via Croce Rossa, insediamento Costa Fratelli, permesso di costruire convenzionato, approvazione e disposizioni conseguenti. Relatore, assessore Bariggi. Prego, assessore. Grazie. Allora, l'oggetto della delibera, come potete leggere, è una parte della scheda 18 del PSC. Quella scheda che abbiamo già considerato in Consiglio Comunale e nella quale erano individuati due subcomparti, A e B. Allora, per quanto riguarda il B, questo Consiglio ha deliberato un PUA con un POC transitorio che è stato adottato e approvato. Non è stato invece considerato ora il comparto B, che non è PUA, che non è POC, ma presenta un permesso di costruire. Su che cosa? Su quanto è già costruito. Perché questa parte prevede quelle costruzioni, vediamo come, la rimessa a decoro, il rifacimento impiantistico, eccetera, di quegli edifici che erano già, che sono presenti, che erano presenti e che riguardavano la parte degli uffici, li chiamo pifici, compresa la fucina, della scheda 18, comparto A. Allora, chi è il soggetto richiedente? È la Tecnoservice, la quale attraverso il suo appunto legale rappresentante ha richiesto l'approvazione di un progetto per intervento di ristrutturazione edilizia di quell'insediamento produttivo esistente. Che cosa prevedono gli interventi? Adeguamenti tecnologici e impiantistici, residenze e un rifacimento di quelle unità senza ampliarli, tant'è vero che se guardo e vi cito i metri quadri
si saranno in meno rispetto all'attuale 187 metri quadri in meno, che riguardano l'abbattimento della vecchia fucina. Quindi si prevede la demolizione soltanto della vecchia fucina e il ridisegno delle facciate. Quindi è un restyling di quello che era questo vecchio insediamento produttivo posto all'interno del tessuto urbanizzato, nel quale il nostro PSC vigente presenta la possibilità di interventi di riuso e di rigenerazione urbana. Li avete visti? Allora, la descrizione, se vi serve. Il complesso immobiliare comprende due principali corpi di fabbrica suddivisi. Il primo corpo è costituito da due capannoni e il secondo invece officine, magazzini e una porzione adibita già a residenza. Pertanto si prevede, in relazione alla tipologia dei fabbricati esistenti, la riqualificazione esterna di tutti i fronti degli edifici e delle relative aree pertinenziali, perché si possano meglio inserire nel tessuto urbano, e portare a termine la parte abitativa. Dove c'erano gli uffici, ci saranno 9 unità abitative piccole, sono dei bilocali. Direi appunto basta. Avete allegato la scheda di convenzione. Questo perché si attua una ristrutturazione urbanistica di compendio immobiliare. Grazie Assessore. Dichiaro aperto il dibattito. Se qualcuno vuole intervenire o chiedere chiarimenti, insomma. Prego, consigliere Uni. Grazie Presidente. Già in commissione avevo sollevato il problema che con la futura esecuzione del sottopasso di via Mascagni andremo fortemente vicino a questi palazzi che oggi vengono autorizzati per il mantenimento e il restyling. Infatti, dato che avevo già spiegato che per fare il sottopasso di via Mascagni dovranno predisporre i conci, e i conci non fanno la curva verso la via Croce Rossa e verso la via Marconi. Quindi devono scavare in modo diritto. Se andiamo a vedere la tavola 0 e KAIL, possiamo vedere che c'è un dislivello fra il cortile e le corsie del sottopasso di ben 9 metri e qualche centimetro. Quindi la curva viene molto vicina, saranno una decina di metri gli edifici, da lì andranno a scavare per farci i conci che poi verranno spinti sotto la galleria. Però a parte questo, di sicuro, dato che verrà interrotta via Croce Rossa, non potranno accedere per accedere e recedere al complesso più da via Croce Rossa, ma fare una bretella. Casualmente questa bretella va a colpire degli edifici come l'ex Mulino Chierici, che guarda caso è l'unico che non è dentro quella scheda, mentre il terreno contiguo lo è. Noto strano che nell'osservazione numero 19, che era una risposta, osservazione al PSC, era una risposta a quelli che avevano fatto osservazione di quel mulino, nell'ultima tavola quella bretella è interamente a casa dell'ex Costa, quindi trovo strano che poi venga data la colpa al progetto esecutivo o ad altro. Io vedo che c'è delle disomogeneità e non è coerente con quello. Poi, sempre leggendo i documenti, logicamente documenti legati al PSC, il mantenimento di questo complesso è dovuto a un'auto-osservazione che ha fatto l'ufficio di piano, perché i curatori dell'ex Costa
non le avevano fatte, si sono dimenticati. Quindi invece di una scheda unica, nell'approvazione finale delle varianti, delle osservazioni, cioè scusate, è stata inserita l'auto-osservazione e quindi oggi arriviamo a questi edifici che credo avranno, perlomeno, devono andare in soccorso di altre aree per poter accedere e recedere. Dico questo perché? Perché in uno spirito collaborativo e di partecipazione, visto che è una parola che molto spesso viene usata, la partecipazione c'è stata zero per quello. Grazie. Grazie consigliere Uni, chiedo se ci sono altri interventi, poi se qualcuno vorrà rispondere potrà farlo. Si parte con quali obiettivi? Beh, si parte con riuscire a proseguire il progetto di crescita già partito negli ultimi anni. E... Non capisco chi sta parlando, scusate. Posso? Prego, consigliere Cabassa. No, prima era un audio che si era inserito un collega consigliere. Niente, come ho chiesto in commissione, io probabilmente mi ero perso la scheda dell'altra votazione, doveva venire a quel centro nel fresco Vallevari, pensavo che era a suo tempo la ristrutturazione dei capannoni, invece ho scoperto ieri in commissione che in quel caso lì era l'insediamento era tutto nella zona, diciamo, cortilizia dell'area costa. Quindi... Vabbè, forse avevo votato contrario già all'epoca, quindi ci metto un doppio contrario all'epoca, visto che si è andata a occupare dell'area che non era edificata, e se vogliamo, con tutte le osservazioni che ha fatto il collega Uni, che è più pratico e più tecnico su certe manovre da fare in vista anche del sottopasso, per il resto, insomma, si va a recuperare un'area che in questo momento è abbastanza fatiscente, se vogliamo, perché è inutilizzata e poi sappiamo che le aree inutilizzate diventano anche fonte di problemi di sicurezza e di incuria e tutto quello che ci va dietro. Insomma. Sì, l'unica cosa, ecco, che l'altra volta, mia colpa, io pensavo proprio che quell'insediamento fosse qui dove ci sono i capannoni, invece era di là. Speriamo che non sia un mezzo buco nell'acqua, nel senso che abbiamo parecchie aree ancora da già destinate e non edificate, probabilmente non c'è mercato, non lo so, anche se i prezzi a Fidenza sono abbastanza alti. Mi auguro, ecco, che venga sistemata una zona, anche se è di là della ferrovia, però bene o male fa sempre parte del tessuto urbano, e che porti un po' di decoro anche in quell'area lì. E vedremo poi col discorso sottopasso e viabilità in quella zona se effettivamente la progettazione sarà adeguata a quello che sarà poi il flusso del traffico. Grazie, consigliere Cabassa. Chiedo se qualcun altro vuole intervenire. Ok, non mi sembra ci siano altri interventi, quindi passerei alle dichiarazioni di voto. Se ci sono dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Uni. Alla luce di quanto chiarito ed esposto, il voto del gruppo misto sarà contrario. Grazie. Se qualcun altro vuole esprimere la dichiarazione di voto. Non ci sono più dichiarazioni di voto, quindi do la parola al segretario per la votazione. Massari. Favorevole. Tedeschi. Favorevole. Dotti. Favorevole. Arseti. Favorevole. Busani. Favorevole. Rota. Favorevole. Rastelli. Favorevole. Toscani. Favorevole. Gallicani.
Favorevole. Scaravelli. Astenuto. Uni. Contrario. Parri. Astenuta. Abbassa. Astenuto. Comerci. Contrario. Pollastri. Contrario. Contrario, ok. Quindi 3 astenuti, 3 contrari e 9 favorevoli. Prego, Presidente. Sì, grazie Segretario. Quindi, con 9 voti favorevoli, 3 astenuti e 3 contrari, è stato approvato il punto numero 12, scheda di comparto numero 18, parte A del piano strutturale comunale vigente, denominata Via Croce Rossa, insediamento Costa Fratelli, permesso di costruire convenzionato, approvazione e disposizioni conseguenti. Mettiamo ora in votazione l'immediata eseguibilità. Prego, Segretario. Massari. Favorevole. Tedeschi. Favorevole. Dotti. Favorevole. Narseti. Favorevole. Cusani. Favorevole. Rota. Favorevole. Rastelli. Favorevole. Toscani. Favorevole. Gallicani. Favorevole. Scarabelli. Astenuto. Uni. Contrario. Parri. Astenuta. Cabassa. Astenuto. Comerci. Contrario. Pollastri. Contrario. 3 astenuti, 3 contrari, 9 favorevoli. Prego, Presidente. Sì, grazie Segretario. Quindi come prima, con 9 voti favorevoli, 3 astenuti e 3 contrari, è stata approvata anche l'immediata eseguibilità del punto numero 12. Passiamo ora al punto numero 13, convenzioni tra il Comune di Fidenza e i Comuni di Salso Maggiore Terme, Lugagnano Valdarda, Busseto, San Secondo, Rocca Bianca per il ricovero e la custodia cani presso il canile comunale di Fidenza. Approvazione, proroga e disposizioni conseguenti. Relatore, Assessore Amigoni. Prego, Assessore. Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Abbiamo trattato questo punto abbastanza diffusamente anche in commissione, per cui sarò molto stringato. Come sapete, si tratta soltanto di una proroga di massimo 6 mesi rispetto alla situazione di gestione attuale, che è stata necessaria perché nelle more della definizione di un nuovo assetto gestionale, al 30 di settembre andava in scadenza la situazione attuale, per cui si è reso necessario appunto procedere con una proroga. Nel frattempo, negli ultimi 6 settimane circa, ci sono pervenute da parte di tutti i 5 comuni che hanno un convenzionamento con il canile di Fidenza la disponibilità, anzi l'interesse, a proseguire il discorso di convenzionamento che, giusto per dare un'idea, per una memoria rispetto alla situazione attuale di gestione, a fronte di circa 36.000 euro di costi di gestione del canile, queste 5 convenzioni ci consentono di recuperare oltre il 40% della spesa e nel contempo di razionalizzare l'uso dei box esistenti. Quindi io mi fermerei qui, nel senso, se avete domande volentieri, se no si tratta soltanto di una proroga in attesa di definire il nuovo assetto gestionale. Grazie Assessore, dichiaro aperto il dibattito. Prego Consigliera Parri. Sì, solo una domanda per quanto riguarda il costo complessivo per appunto di ogni singolo cane, anche per sapere come è stato calcolato poi il rimborso chiesto ai vari comuni. Ok, ci sono altre domande? No, se non ci sono altre domande, vi chiedo chi può rispondere. Sì, allora, come dicevo, l'introito sommando tutte le convenzioni è attorno ai 15.000, sotto i 16.000 euro,
e in particolare viene suddiviso tra i due box che vengono richiesti dal comune di Lugagnano, i due del comune di San Secondo, due anche per Rocca Bianca, uno per Busseto che però ha chiesto il raddoppio e quattro per il comune di Salso Maggiore. Quindi si tratta, ecco, facendo, se vuole fare una media, stiamo parlando di 15.500 circa diviso 2, 4, 6, 7, 11 al momento. Stiamo parlando di circa 1.400 euro per ogni animale, per ogni box in realtà. Qualcun altro vuole intervenire? Non si è compreso bene qual era il costo per ogni cane, se 900 o 1.400? No. Qui si è parlato, l'assessore Amigoni ha detto introito, io ho capito. A me serviva il costo, perché l'introito poi è espresso in delibera. A me il costo della gestione tramite l'associazione Argo è di 16.000 euro, a cui si aggiungono 700 euro di direzione sanitaria, 3.500 euro di servizio a Calappio e altri 16.000 euro di utenze. Quindi in sostanza, volendo semplificare, i 16.000 euro circa che provengono dai 5 comuni convenzionati ci copre completamente la gestione, però a fronte di un costo totale annuale di 36.000. Non sento. Consigliere, accenda il microfono. Non ho capito, scusate, era spento il microfono. No, consigliere Gallicani che voleva fare della polemica. Un po' di... Per favore. Ah, ok, non c'erano domande? Come? Non c'erano altre domande perché non ho sentito proprio. No, okay. Mi sembra ci siano altre domande. E nemmeno interventi. Quindi dichiaro chiuso il dibattito, apro la fase delle dichiarazioni di voto, se ce ne sono. Allora, prego consigliere Uni. Bene, questa sera ho imparato che abbiamo donato ai quei comuni che sono usciti dalla porta delle terre verdiane perché il canile era consortile e sono entrati dalla finestra facendoci e li facciamo pagare solo i costi di gestione. Loro, premetto, per evitare le battute di qualcuno della maggioranza che le trovo molto fuori luogo, premetto che sono amante dei cani ed in famiglia ne abbiamo due, Sofia una maltesina e Marco un chihuahua, che vivono in famiglia e quindi non vanno alle spalle dei fidentini. Pertanto sono favorevolissimo al benessere degli animali ed in particolare cani e gatti. Però vorrei ricordare che a Fidenza non è stato realizzato un canile, ma un hotel 8 stelle superio. Mi spiego meglio, il nostro canile di Fidenza è costato, per chi l'ha dimenticato, oltre 900.000 euro dal terreno, dei 250.000 più le tasse di registro, alla realizzazione, agli allacci fognari, ai progetti direzione lavori e tutto quello che ci è andato dietro. 900.000, comprendendo quindi per ospitare 18 cani, 18 cucce e 10 cucce per i cani in isolamento, totale 28 cucce. Cioè significa che ogni posto cane, ogni posto cucce è costato 32.142 euro per difetto, non in eccesso. Cioè il valore di un appartamento bilocale nelle torri lì vicine. Quindi alla stagione se ne potevano acquistare ben 32, così ce n'erano 28 per i cani e 4 anche per chi li gestisse, gratis. Cosa che non ci pagano chi viene qui adesso a pagare i 1.400 euro all'anno, che erano dentro
quindi abbiamo perso il finanziamento regionale perché non è consortile, è rimasto che i fidentini hanno pagato e non li recuperano. Rilevo inoltre che il nostro canile infatti era nato compressoriale per le terre verdiane con dei finanziamenti regionali, 156.000 euro, poi con il ritiro di diversi comuni è stato convertito in comune di Fidenza, Borgo Bau. Bene, ora gli stessi comuni usciti dalla porta rientrano dalla finestra con la richiesta di posti cuce e rimborsano solo i costi di gestione, che sono risibili rispetto alla realizzazione. Chiedo pertanto che i predetti comuni intervengano con le proprie quote anche nel costo del capitale, in modo che siano 20, che siano 30 come la di Vittorio, se prendiamo indietro i soldi, perché non è giusto fare pensione gratis per i comuni che erano dentro e si sono sfilati. Quindi il mio voto sarà contrario. Se posso, dovrei rettificare alcuni dati che ha dato il consigliere, però. Sarebbe una dichiarazione di voto, però se ritiene di dover rettificare dei dati. Cose non vere, il problema è quello lì. Sono dati sballati. Se posso, non so se fate voi, non è indispensabile. Comunque, intanto che ci pensano, il canile in realtà è costato molto meno di quello che ha detto poc'anzi il consigliere Uni, in quanto il canile di per sé è costato 357.000 euro arrotondo, poi sommando le opere di completamento, l'affidamento per opere di completamento richieste dall'ASL e al netto dei lascito testamentario che è stato ottenuto, i fondi regionali che aveva citato e diciamo tutti i temi di progettazione, il totale a carico del comune è stato pari a 286.000 euro circa, a cui si aggiungono effettivamente 200.000 euro di acquisto del terreno, che peraltro era stato ipotizzato, poi si vedrà come andrà, fosse una cifra ripetuta nella vendita delle aree edificabili ex CIP ed ex carbochimica, di cui costituisce di fatto dotazione territoriale. Quindi se consideriamo anche la spesa del terreno, siamo a 486. Un attimo, scusate, per favore, sta parlando l'assessore. Se togliamo il terreno sono 286, quindi cifre assolutamente diverse da quelle ipotizzate dal consigliere, anche per un motivo forse che gli era sfuggito. Il progetto originario è stato realizzato per circa metà, proprio per fare fronte al fatto che alcuni dei comuni si erano nel frattempo sfilati. Grazie. E nessun finanziamento è stato perso. Okay. Prego, consigliere Astelli. Sì, grazie. Dichiarazione di voto. Avrei menzionato questi temi che sono stati già citati dall'assessore. Semplicemente, intanto qui si vota una proroga. Tutte le iniziative o le proposte nuove che sono state enunciate comportano che si debba fare una convenzione nuova. Questa è una proroga, quindi non siamo in tema. Ad ogni buon conto, Fidenza ha un canile, è importante che lo abbia. Funziona, ci sono riscontri ottimi da parte delle persone e i cani vengono anche riassegnati, quindi la cooperativa che se lo gestisce si sta adoperando e sta lavorando molto bene. Questo poi è l'importante. I costi poi andremo ad identificare quali sono effettivamente, non è il tema della serata. Il canile di Fidenza è, come dire, si è reso di interesse per comuni circostanti, i quali ne usufruiscono, e questo può portare ovviamente a una efficienza maggiore e a un guadagno maggiore. Se poi si dovrà modificare la tariffa, questo è una convenzione nuova, non è una proroga. Per la proroga il nostro voto è favorevole. Grazie. Grazie consigliere Astelli.
Prego, consigliera Parri. Grazie Presidente. Sì, appunto che è una proroga, come abbiamo fatto l'altra volta, noi voteremo contrario, perché anche poi, come si è capito stasera, non c'è, gli introiti non vanno a coprire costi, o sono lì, anche lì non sono chiari. È oggetto del voto, perché all'interno della convenzione si parla di costi. Si parla di costi, si parla di introiti, non è che non c'entra nulla. È una proroga, ma comunque di qualcosa con introiti e costi che non sono coperti. Quindi il nostro voto è contrario. Prego, consigliere Scarabelli. Sì, come diceva il consigliere Parri, questa è una proroga di una convenzione che abbiamo già votato contro, ma non per la qualità della convenzione, che assolutamente la collaborazione con gli altri comuni deve essere sacrosanta e ben venga. È contrario proprio perché riteniamo il costo assolutamente insufficiente che viene richiesto. Ho sentito una dichiarazione di voto di cui si parla della bontà della cooperativa che mantiene i cani, e su questo facciamo un grande applauso. Cooperativa che ha espresso volontà di non voler rinnovare di non voler rinnovare la gestione del canile. Quindi quello che si è parlato della buona gestione probabilmente non ci sarà un punto di domanda futuro. Da quello che era giunta voce, perché proprio c'erano problemi, diciamo, di budget a disposizione. Quindi, essendo una proroga di una cosa che hanno votato no, il nostro voto sarà sempre no. Grazie. Consigliere Uni, lei ha già parlato, non possiamo fare dibattito in fase di dichiarazione di voto, no, mi dispiace. No, avete già espresso, lei ha espresso il suo pensiero, la sua dichiarazione di voto, l'assessore. Chiedo all'assessore che consegni a tutti. Non possiamo fare domande, siamo in fase di dichiarazione di voto, per favore. Dato che abbiamo già fatto accesso agli atti in passato, deve dare una distinta precisa dei costi. Prego. Così le discussioni sono già finite. Mm-mm. E le manda a tutti i consiglieri. Non è questa la ringrazio. Non è questa la fase. Favore. Prego, consigliere. Mi scusi Presidente, in base capisco il collega Rastelli, è giusto che si discute sulla delibera che andiamo a votare questa sera, che è una proroga, però nello stesso tempo la discussione che è venuta fuori anche in commissione è stata anche una discussione costruttiva, se lei si ricorda. Tutti abbiamo rispetto degli animali, tutti vogliamo bene agli animali e tutti pensiamo al futuro degli animali, perché il mondo, come sta vedendo, si sta girando in un altro modo. E si pensa sempre a una compagnia del nostro vicino, e l'animale, come diceva anche l'ingegnere Uni, del gatto e tutti quegli animali, come per esempio c'è una coppietta di calopsite che sono appassionato più degli altri, insomma, sono cose belle. Però nello stesso tempo l'assessore non ha tenuto conto del mio intervento in commissione, indipendentemente della discussione che noi stasera andiamo a votare, cosiddetta proroga. E per questo neanche l'ha accennato, per questo mi dispiace, il mio voto è contrario per quanto riguarda il gruppo di Forza Italia. Grazie consigliere Comerci, quindi dichiaro chiusa la fase delle dichiarazioni di voto, do la parola al segretario per la votazione. Massari. Favorevole. Tedeschi. Favorevole. Dotti. Favorevole. Narseti. Favorevole. Busani. Favorevole. Rota. Favorevole. Rastelli. Favorevole. Toscani. Favorevole. Callicani. Favorevole. Scarabelli. Contrario. Uni. Contrario. Parri. Contraria. Cabassa. Contrario. Comerci. Contrario. Pollastri. Contrario. 6 contrari, 9 favorevoli, nessuno astenuto. Prego, Presidente.
Sì, grazie segretario. Quindi con 9 voti favorevoli, 6 contrari, nessuno astenuto, è stato approvato il punto numero 13, convenzioni tra il Comune di Fidenza e i Comuni di Selso Maggiore Terme, Lugagnano Valdarda, Busseto, San Secondo, Roccabianca per il ricovero e la custodia cani presso il canile comunale di Fidenza. Approvazione, proroga e disposizioni conseguenti. Mettiamo ora in votazione l'immediata eseguibilità. Prego, segretario. Massari. Favorevole. Tedeschi. Favorevole. Dotti. Favorevole. Narseti. Favorevole. Usani. Favorevole. Rota. Favorevole. Rastelli. Favorevole. Toscani. Favorevole. Gallicani. Favorevole. Scarabelli. Contrario. Uni. Contrario. Parri. Contraria. Cabassa. Contrario. Comerci. Contrario. Pollastri. Contrario. Quindi approvato con 9 favorevoli, 6 contrari, nessuno astenuto. Prego, Presidente. Sì, grazie segretario. Quindi con 9 voti favorevoli, 6 contrari, nessuno astenuto, è stata approvata anche l'immediata eseguibilità del punto numero 13. Era l'ultimo punto, quindi io dichiaro chiusa la seduta, sono le 21:40, vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Buonanotte a tutti. Buona serata.